Allora, grazie di essere qua e vi invito, come al solito, a porre, secondo le vostre capacità, il massimo dell'attenzione secondo cui siete capaci. Rilassata, morbida, ma siate presenti. Non siete qua per partecipare a un concerto o a uno show. Quindi abbiate, secondo le vostre capacità, l'attitudine giusta. Qui non cerchiamo la quantità, ma la qualità. E se la quantità è una conseguenza della qualità, è benvenuta, altrimenti no. E questo sta a ognuno di noi, dare importanza alla qualità della propria presenza e dare più importanza alle proprie intuizioni che al essere d'accordo, affascinati da qualcuno che dice delle cose più o meno di moda, il che non serve molto. La scorsa volta abbiamo iniziato a introdurre delle pratiche molto potenti di fatto, molto più potenti, scusate se vi sembrerà che un pochino me la tiro, di quello che inizialmente possono sembrare la mente, che arguisce in base a opinioni e a concetti. Vorrei dirvi con tutta la semplicità che queste pratiche, se svolte con spirito guerriero, con attenzione, con qualità, non tanto con la quantità, oggi le riprenderemo e le riporteremo un po' più avanti, vi condurranno loro nell'oltre e non lo farà uno speaker, al quale non dovete dare troppa importanza di fatto. Ricordatevelo bene. Mi piace iniziare con questa storia meravigliosamente bella del Buddha, ed è la storia che si svolge in autunno. Io la racconto spesso, scusate se la conoscete già, ma è bellissima e viene da uno dei più grandi maestri mai esistiti, il grande Gautama il Buddha, che cammina, la storia vuole, insieme ad Ananda. Ananda era il cugino del Buddha, una persona straordinaria, quasi come il cugino stesso, il Buddha, e che era innamorato della realizzazione dell'insegnamento che dava il Buddha. Stiamo parlando di circa 2600 anni fa, in un'epoca in cui il Buddha non insegnava il buddismo. Non vi offendete. Gesù non insegnava il cristianesimo. Gesù e Buddha insegnavano la via del risveglio, che poi è stata un po' cambiata, manipolata, interpretata senza cattiveria ed è diventata cristianesimo e buddismo, che noi rispettiamo. Tuttavia, ecco, vorrei dirvi che quando il Buddha parla ad Ananda non è buddismo. Intendetelo con buon senso e con amore, ok? È la via diretta, semplicemente, senza ismi, che noi rispettiamo, ma che non vanno confusi, ok? Quindi il Buddha sta camminando con Ananda silenziosamente, come spesso faceva, immaginate con quale qualità di presenza, tutt'uno con gli alberi, meravigliosamente bello questa immagine, no? Un uomo che cammina anziché per andare da qualche parte, un uomo che cammina per camminare. Quindi io non sto usando il camminare per andare lì, ma il momento presente non è finalizzato a quello che farò dopo. Forse con queste poche parole potete intuire la qualità della presenza di un Buddha. Non sto cercando le parole giuste per dire qualcosa di buono tra un minuto. Questo conduce alla qualità del momento presente, che è vissuto in quanto fine della vita. E non è il momento presente finalizzato a raggiungere un obiettivo nel futuro. Quindi se immaginate questo, immaginate la qualità col quale il Buddha stava camminando e immaginate la qualità che stava emanando anche su Ananda, a sua volta con un'ottima qualità di presenza, ma non, diciamo così, con la presenza di un Buddha. Infatti Ananda, racconta la storia, lo trovo bellissimo, si illuminerà solo dopo la morte fisica del Buddha. Ed è bellissimo perché probabilmente con amore era anche molto attaccato alla figura del Buddha, come molti discepoli erano attaccati alla figura di Gesù. E quando Gesù nel Vangelo dice bisogna che io me ne vada, così Ananda era talmente preso dal cugino che si illuminerà, aveva già avuto delle illuminazioni, ma intendiamo, chiamiamola così, no? Con buon senso delle parole, nell'ultima illuminazione, quando il Buddha se ne andrà. E quando quindi lui si accorgerà dell'attaccamento che aveva al corpo fisico di Gautama, col quale era cresciuto da bambino nella stessa reggia. Bene, Ananda, in questo silenzio, offre una domanda al Buddha, ed è molto pertinente, quindi poneteci attenzione, e chiede al Buddha, siamo nell'India di 2600 anni fa, non è l'India di oggi, è un'India più ricca, più culturale, diciamo, più raffinata, più luminosa, ok? E Ananda chiede al Buddha, maestro, tanti maestri parlano di molte verità esoteriche, che sappiamo essere vere, ma se ne parlano loro, quanto più dovresti parlarne tu?
loro hanno una grande realizzazione, ma tu sei l'illuminato, loro stessi lo sanno. Perché anche tu non ce ne parli? La storia racconta che fossero in autunno e che il bosco fosse pieno di un letto di foglie cadute dagli alberi. E la storia racconta che il Buddha, con la sua grandissima presenza e semplicità straordinaria, si abbassò a prendere una manciata di foglie e chiese ad Ananda: Ananda, ci sono più foglie nella mia mano o tutto intorno a te? E Ananda con semplicità rispose: Signore, è ovvio, ci sono più foglie intorno a me che nella tua mano. Bene, Ananda, ma le foglie che ho nella mano sono quelle che bastano. Io insegno poche cose, non perché voglio insegnare fatti spirituali alle persone, ma offrire loro la via alla liberazione. Queste poche foglie, Ananda, bastano. Tutte le altre le scopriranno da sé man mano che saranno liberi. Non ha senso che le dica io. Ecco, con questa storia straordinaria, che è una storia, dice la leggenda, vera, accaduta veramente nella biografia del Buddha e che è molto probabile lo sia, vorrei aprire questo incontro e vorrei invitare anche a riflettere con questa frase di Lao Tse, bellissima. Un vero maestro non è chi ha tanti allievi, ma chi crea altri maestri. Lao Tse è un altro grande maestro che amiamo profondamente, che era nella Cina più o meno contemporanea all'India del Buddha, in una Cina splendida, anche diversa dalla Cina di oggi, che anche è bella, ma era una Cina diversa, e insegna delle verità incredibili. Il Buddha e Lao Tse non parlavano con una lingua moderna. Lao Tse non parlava neanche in cinese, parlava di fatto in cinese antico, arcaico. Stiamo parlando di una lingua di 2500-2600 anni fa. La traduzione in italiano è sbagliata. Ma non è sbagliata perché il traduttore ha sbagliato, è sbagliata perché le lingue attuali non sono adatte a trasmettere le verità spirituali, sono invece più adatte alle verità logiche e scientifiche, come funziona un frigo, come cambiare canale al televisore e le cose logiche. Le lingue antiche, il sanscrito, l'aramaico, le lingue orientali dell'antichità, erano invece più adatte a trasmettere le verità interiori. Perché vi dico questo? Perché la parola crea non è proprio giusta. Infatti un maestro non crea altri maestri. La parola forse più adatta è che un maestro aiuta gli altri maestri ad emergere, ma non li crea lui. Ed ecco perché Jack ha azzeccato tantissimo questa meravigliosa immagine. Una mamma tigre, guardate che sguardo, una mamma tigre che aiuta un cucciolo a diventare in realtà la tigre che già è. Lo vedete? Non prende un picchio, un grillo, un lombrico e lo crea e lo trasforma in una tigre, il che sarebbe la parola crea. Stai seguendo? Ti ricordo sempre di non essere un vestito poggiato su una sedia, ok? Questo non è un concerto né uno show, devi essere presente, devi seguire con attenzione. Una tigre prende un cucciolo di tigre e lo aiuta a diventare la tigre che già è. Ma allo stesso tempo la tigre fa un lavoro importante. Senza la tigre mamma, la tigre cucciolo morirebbe e non diventerebbe la tigre adulta che vedremo tra qualche anno, forse più forte della tigre mamma stessa, no? Ecco, quella è la parola che in questa frase è un po' sbagliata, però la foto ci aiuta a capire. Qui, cari amici, né io né gli altri, Jack e gli anziani, qui non siamo conferenzieri. Il nostro intento non è tenere un ciclo, un tour di conferenze. Il nostro intento è, consapevoli del fatto che ognuno qui seduto è molto più di quello che crede, è aiutare amorevolmente, come la mamma tigre, diciamo così, a far emergere il maestro in noi. Vi sembrerà strano? All'epoca di Lao Tse non c'era Masterchef, non c'era il Grande Fratello, non c'era Facebook, tuttavia c'era già l'ego umano e c'era già una grande competizione tra i cosiddetti saggi. Ovviamente i veri grandi, quale Lao Tse è stato, non partecipavano a questa competizione, ma i meno grandi, i cuccioli di tigre, che erano intorno ai grandi, spesso innescavano delle competizioni tra i maestri.
E gli appassionati di storia sapranno, all'epoca c'era una grande competizione tra i seguaci di Lao Tse e tra i seguaci di Confucio. Confucio e Lao Tse sono vissuti più o meno nello stesso periodo storico. Confucio essendo un grande saggio, Lao Tse essendo un illuminato e avendo due qualità diverse. Lao Tse poneva enfasi alla mistica, un po' a quello che anche ci dedichiamo noi. Confucio, per certi versi, gli appassionati di storia non mi attaccate, parlo in linguaggio semplice, era in certi versi più simile a un Gandhi, che portava l'azione retta, saggia, nella politica, nella vita sociale. Tutti e due hanno avuto un ruolo importante, ma i seguaci di ognuno volevano cercare di metterli alla prova in difficoltà. Quindi alcuni dissero a Lao Tse che Confucio aveva tantissimi seguaci, aveva molti follower su Facebook o su YouTube. Oggi potremmo dire così, ok? Ma Lao Tse risponde con questa frase meravigliosa. Contestualizzatela e capitela di più. È bellissimo. No? Un grande maestro non è uno che ha tanto pubblico, ma uno che aiuta a emergere il maestro negli altri. Ecco, ricordatevelo. Questo è molto importante. Non c'è uno tra di noi che, usando il linguaggio dei cristiani dell'origine, che amo così tanto, non sia un figlio di Dio. Quindi in questo senso non ce n'è uno che non sia adatto a questo cammino di risveglio, diciamo così. Eppure c'è chi non è adatto e chi è chi ancora pensa di essere il contenuto della sua testa. Quindi in questi incontri cercheremo di dare degli spunti, sempre di più, collegandoci alla pratica che abbiamo introdotto l'altra volta, rispiegandola e portandola un po' più avanti, per condurre, diciamo così, a questo distacco da ciò che penso di essere e che non sono e che abbiamo già introdotto da qualche argomento, da qualche incontro, chiamandolo disidentificazione. Ok? Per gli appassionati di letteratura, so che oggi c'è anche un professore universitario di lettere antiche, quindi non guardatemi male, nonché diversi professori del liceo. Vorrei iniziare oggi con un personaggio che amo molto e che è Dante Alighieri. E vi faccio notare, Jack ha trovato questa immagine in cui Virgilio sembra un modello, un fotomodello, sembra Raoul Bova, questo è un pochino che è un bellissimo ragazzo, no? E mi fanno un po' ridere questi disegni, no? Quando c'è una bellezza più di faccia che di interiorità, no? Però accettiamolo per giocosamente, no? E vorrei ricordarvi, nella storia non è così, spero ce l'abbiate presente, l'inizio della Divina Commedia. Vorrei ricordarvi che la Divina Commedia inizia con Dante che dice che si trova nel mezzo del cammin di nostra vita, no? E parla di una nostra vita, perché è proprio la nostra, di tutti noi, non solo la sua o di tutti quelli che vivevano nella sua epoca. Ok? Ma poi la prima cosa che Dante deve fare è affrontare le cosiddette tre fiere, no? Cioè, prima di iniziare il cammino, o all'inizio del cammino, le cose sono raffinatamente diverse, Dante deve affrontare tre paure. E questo oggi vedremo, senza voler essere troppo letterali e senza offendere nessuno, che si collega ai tre grandi blocchi che ci, diciamo, bloccano nel fluire su una vita più alta e che si collegherà misteriosamente, Dante l'ha fatto apposta, alle tre grandi tentazioni di Gesù nel deserto, esotericamente vere per ogni uomo di ogni tempo. Allora, ricolleghiamoci a Dante. Dante trova tre fiere, sapete che la più dibattuta è la lonza, che in salumeria è venduta al chilo, a fette in genere, ed è piena di spezie, è una cosa buona, ma ci sono due opinioni generali. La lonza è un felino piccolo e bello, tipo un leopardo o una lince. Si dice, povera bestia, gli animali sono sempre stati trattati male dall'uomo, e forse prima anche di più, che nell'epoca, nella Firenze di Dante sapete che è stato esiliato, ma prima che fosse esiliato, nella piazza principale di Dante ci fosse un povero leopardo messo in una gabbia. Non è sicura questa cosa, povero animale comunque. Almeno la sua vita non è stata sprecata perché ha ispirato Dante, no? E sembra che questo leopardo, questo meraviglioso animale, fosse visto ogni giorno da Dante che si trova a passare lì. Il leopardo è un animale particolarmente bello. La pelliccia di leopardo, speriamo non se ne vedano sempre meno, se ne vedano sempre meno, ma è una pelliccia straordinariamente bella. E nell'epoca di Dante le pellicce erano rarissime, soprattutto le pellicce di animali esotici. Oggi speriamo che diventino sempre più rare perché non abbiamo più voglia di comperarle, no? Ma all'epoca non era così. Quindi Dante associava una pelliccia rarissima di leopardo, la bellezza, diciamo, l'accercare d'apparire belli, no?
Ora non voglio entrare troppo nel dettaglio perché abbiamo super professori di lettere che mi guarderebbero anche male. Tuttavia voglio farvi notare una cosa importante. Dante non uccide nessun animale. Non sto facendo l'animalista, eh. Sto dicendo che Dante non sconfigge nessuna paura. Dante lo ricordi? Non arriva Virgilio con l'arco, le frecce, la lancia e fa: Dante, ammazziamo sto leone, tiramogli da lontano perché ci fa male. Vi ricordate? Virgilio porta Dante a superare le tre fiere, ma non le combatte, non ci lotta contro. Purtroppo, i professori di letteratura raramente fanno notare queste verità esoteriche ai ragazzi. E spesso si basano sull'interpretare il singolo significato degli animali, tutti veri e che noi rispettiamo, ma senza vedere la verità esoterica che c'è dietro. E cioè, cose di cui abbiamo già parlato, parlando della coscienza emergente, l'assoluto bisogno di amare le proprie paure, di non volerle sconfiggere, di non lottarci contro, dell'accoglierle per superarle. Qual è il simbolo di questa accoglienza, consapevolezza? È Virgilio, senza il quale Dante non sarebbe andato oltre. Quindi Virgilio, sappiamo, l'abbiamo studiato tutti, chi più, chi meno, chi amandolo, chi odiandolo, ma a tutti ci è stato raccontato questa storiella, no? Che Dante senza Virgilio non gliela avrebbe fatta. Questo, se lo togliamo dalla Divina Commedia, è una cosa molto potente, cioè tu puoi superare i tuoi blocchi, le tue paure, le tue fiere, solo con Virgilio, con la consapevolezza. Con la guida di una presa di coscienza più elevata. Altrimenti, anziché superarle, ci lotterai contro. Stai seguendo? Quindi, anche in Dante, siamo ai primi del 1300, in un'Italia splendida, Italia meravigliosa che di lì a poco tempo sarebbe fiorito in tutta la sua bellezza e rinascimento, no? Soprattutto nella Firenze, eccetera, bellissima. C'è questa verità meravigliosamente vera, che tutti abbiamo sentito, ma che pochi hanno compreso veramente, e cioè che Virgilio, la consapevolezza, una presa di coscienza più alta, permette a Dante di superare le sue paure senza lottarci contro, senza cercare di ucciderle, senza pensare che sarebbe meglio se non le avesse. Ve lo ricordate? Rispolveratelo dal liceo, perché è bellissimo, dalle scuole medie addirittura. E cogliete il significato che forse un professore non vi ha saputo spiegare. E forse voi non eravate pronti a ricevere. Ma forse ora potreste essere più pronti e vedere come il cammino che stiamo offrendo, umilmente e semplicemente, consista nell'avere quel Virgilio mano nella mano e nel non bisogno di sconfiggere nulla. Non siamo contro niente. Ricordalo. E abbracciando tutto, ogni cosa, anche le più brutte, ci danno la loro energia. Abbiamo visto l'esempio di un albero marcio, vecchio, che cadendo rende il terreno fertile per la crescita di nuovi alberi giovani. E che quindi l'albero giovane è fortificato dalla caduta, dalla morte del vecchio albero e addirittura è aiutato e non è contro. Vi ricordate, no? Ne abbiamo già parlato. Bene, questa è l'attitudine che chi di voi sa adoperare verrà preso per mano e sarà portato oltre le proprie paure, senza sconfiggerle, oltre il proprio leone, la propria lupa e la propria lonza. Simbolicamente, esotericamente, meravigliosamente bello e profondo. Ora non voglio prendere questi significati singoli perché li rivedremo tra un pochino, collegandoli al Vangelo. Tuttavia, la cosa che ora, se non sei un vestito poggiato su una sedia, ti si vuole far chiarire è che Dante non sconfigge nessuna lonza e che Virgilio non gli insegna a uccidere nessuna lupa e nessun leone. Ok? Quindi le nostre paure, i nostri blocchi sono accolti e amati. E anche Dante ce lo racconta, nascosto sotto il velame dei versi strani. Mira la dottrina nascosta, ci dice in un canto, sotto il velame dei versi strani. La dottrina nascosta. Bellissimo, no? Questa dottrina si rivela agli occhi di coloro che vedono. Facciamo un piccolo passo e ci permetteremo di chiarirlo di più. Oggi avremo anche uno spunto con un altro grande poeta che è Giacomo Leopardi. Questo
quello a destra in basso è Jack qualche anno fa, vedete? E questa immagine ci aiuta a capire una cosa fondamentale. Oggi parleremo della resa, dell'arrendersi. Ed è una cosa fondamentale capire che si può arrendere solo chi ha una volontà e non chi non ha una volontà. Prima però vorrei far notare questo fatto. Noi ci dividiamo, la società spesso ci divide, in deboli e in forti. Se voi andate in un ospedale e avete, diciamo, una persona malata o voi stessi lo siete e siete davanti a una prova difficile della vita, troverete fondamentalmente due tipi di persone. Quelle deboli, diciamo, che crollano, e quelle forti che si fanno forza e che magari fanno forza anche agli altri. Queste sono fondamentalmente due tipi di persone che quasi sempre troviamo. Esiste un terzo tipo di persona che è colui, io uso la parola che piace a me, ma non nel senso in cui spesso la gente lo intende e non vuol dire volerle offendere, e questo terzo tipo di persona, veramente raro, è la persona di fede, che non è debole, non è forte, ma è arresa a una forza infinitamente più grande della sua. Ok? Questa persona è diversa da una persona forte ed è diversa da una persona debole. La persona forte crea la sua via. Oggi le librerie sono piene di autori che hanno confuso questo e pensano che sia l'arrivo. Io voglio, io posso. No? E tanti comunicatori, insegnanti di PNL fanno questo errore. Non sanno che quello che insegnano è una tappa da scuola elementare e che c'è poi tutto il resto. Pensano che l'arrivo sia essere forti, determinati, a attirare la vita che si vuole attirare. La fase successiva è raccontata dal grande Gesù dicendo: sia fatta la tua volontà, non la mia. Colui che entra in questo stato, anche in parte, con semplicità, anche iniziando dalle piccole cose, è colui che è più grande della propria debolezza e più grande della propria forza, ma non vorrà né sconfiggere la sua debolezza, come Dante con le sue paure, né osteggiare la sua forza perché non è la sua, né ostentare, scusate, la sua forza perché non è la sua. Questo terzo tipo di persona, guardate prima queste due, debolezza e fragilità. Tutti noi abbiamo avuto questi momenti nella vita, no? E vi invito a vederli. La sofferenza ci schiaccia. Non ho volontà, non ho forza. Ok? L'immagine anche rende l'idea, questo si collegherà, oggi lo vedremo, al ruolo della vittima, no? Lo toccheremo un po' con mano, vi inviterò a vedere un po' una parte di noi, no? Il successivo è la forza, vedete anche questo fisicamente, questo è uno strongman del 1900, ma affrontiamo la sofferenza con volontà e determinazione. Queste sono le persone che normalmente si illudono, un pochino, con amore, di essere arrivati, ma prima o poi crollano, perché è la loro forza, e la nostra forza è limitata, è piccola. Per quanto vuoi essere forte, sarai sempre piccolino, no? Il terzo tipo, chiamiamolo così, non so se chiamarlo terzo tipo, abbiamo preso grande maestro che amiamo, che è Yogananda, pace in terra agli uomini di buona volontà. Stiamo mettendo in mezzo oggi un po' di cose che piano piano le chiariremo. Questa frase l'abbiamo sentita dire spesso in chiesa o la sentiamo spesso, no? Esiste una buona volontà. Ma se esiste una buona volontà, la parola buona volontà sottintende che esista una volontà non buona. Ci siete intravestito? Se questi insegnamenti parlano di una buona volontà, vuol dire che esista una volontà non buona e che quindi la volontà non è sempre buona, basta che ci sia. Perché? Qual è una buona volontà e qual è una cattiva volontà? A scuola non ci insegnano mai a pensare a queste cose, in chiesa per ora no, in futuro ci insegneranno a riflettere su queste cose. Spesso non mi rendo neanche conto che dietro a questa frase di Luca, che è una frase di Gesù in realtà e che Luca riporta, sottintende che esista anche una volontà non buona. Allora la domanda che ci facciamo, che io pongo a te, ma in realtà io sto con un microfono in mano e la pongo a me, se io ho tanta volontà, non è il fatto che sia tanta sufficiente a renderla buona. Potrebbe essere tanta volontà non buona. Secondo te, interiormente, non rispondere, no, verbalizzando, qual è buona e quale non è buona?
Ovviamente queste parole straordinarie di Gesù ci aiutano. Quella buona è quella che ti porta alla pace. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Qua abbiamo due grandi maestri. Jack ha fatto una cosa meravigliosa. Uno occidentale, diciamo così, e uno orientale, benché i maestri siano tutti oltre le identificazioni, no? Che è San Francesco d'Assisi e Paramahansa Yogananda, due grandi maestri che amiamo molto e che nella scuola abbiamo anche i loro ritratti non a caso. Tutti e due grandi maestri di una volontà superiore alla loro. Allora, vorrei dare due spunti riguardo a questo. La cattiva volontà è quello che ti fa sempre più sentire che da solo gliela puoi fare. Cioè ti indurisce e ti fa illudere che tu sei veramente forte, che tutto il mondo è contro te, tutte le canzoncine dicono queste stupidaggini, ma tu ce la fai. Siamo soli e te e tutto il mondo fuori. Questa canzone rappresenta in qualche modo quella volontà che ti isola dal mondo. Ok? Questa volontà ti inserisce in una bolla che ti isola da una volontà superiore. In un certo senso più la sviluppi e più le pareti che ti isolano dall'esterno diventano spesse. Mi segui? La buona volontà è invece quella volontà che ti porta piano piano a saperti arrendere a una forza infinitamente più grande della tua. E quindi potremmo dire che la buona volontà è quella che, applicandola tu personalmente, perché è la tua, ti porta a quella che non è più tua. E quindi, se puoi seguire, non riguarda né il forte né il debole. Il debole non ce l'ha, il forte ce l'ha, ma è la sua. Se tu stai seduto qui e dici, che figo! Questo non basta, perché questo non ti aiuterà ad attingere una forza molto più grande della tua, ed è questa l'idea. Potresti non essere capace. Potrebbe non accaderti adesso, potrebbe accaderti tra molto tempo, anche oltre alla tua morte fisica in questa vita, ma potrebbe innescarsi se comprendi certe cose. Un processo di arresa graduale, vero, profondo. Fondamentalmente, tempo fa, una persona mi contattò uno di noi, perché io non amo molto le mail, ho la fortuna che tanti dei nostri amici mi aiutano e le vediamo un po' per uno, no? E mi arrivò questo messaggio che questa persona dice: accidenti, sei molto forte, voglio insegnarti a comunicare. E io dissi: grazie, no, io non amo queste tecniche perché sento che tolgono spontaneità, no? E questo ha insistito un po', poi ha detto: dopo un mese mi chiama, vieni a fare un corso tu da noi. Ma che vuol dire sta cosa? Prima mi devi insegnare, io dico no, poi vengo io a insegnare da te. Ma com'è? Come funziona questo? Io so come funziona e ti vorrei aiutare a capire. Non faccio nomi né nomi di aziende grandi. I comunicatori ti insegnano ad avere una forza che è tua, non ti insegnano ad arrenderti, perché per arrenderti è una grande paura. Invece i comunicatori ti insegnano che non devi aver paura, devi uccidere tre fiere, devi entrare sicuro, deciso davanti al pubblico, devi pensarli in mutande, sulla tazza del cesso. Lo sapete queste tecniche? Le chiamano pure tecniche di meditazione. Io sapevo che la meditazione fosse un'altra cosa, ma magari mi sbagliano. Però è sempre la tua forza. In realtà noi stiamo parlando, per chi ha già superato un po' le scuole elementari, e non è detto che tutti capiscano, di una forza che non è la tua, o dell'uso della tua forza per aprirti a una forza che è oltre te. E di questo oggi ci occuperemo, ed è per questo che oggi ci occuperemo di potere. Ma lo devi intendere per ciò che è. E non il tuo potere sempre più potente, ma il tuo potere, diciamo così, piccolo, insignificante, che però ha forza sufficiente ad aprire la chiusa del fiume. Lo ripeto, ci sei dentro la camicia e i pantaloni? Se ho una chiusa chiusa, la parola stessa chiusa rende l'idea, prima che il fiume possa scorrere con la sua forza, servirà la tua forza per aprire una chiusa, per aprire una finestra. Stai seguendo? Cioè, la tua forza non consiste nell'essere il sole, ma nell'aprire la finestra che lo lascia fuori. È questa la buona volontà? Non lo stiamo affermando, ce lo stiamo chiedendo, perché affermarlo vorrebbe dirti
vorrebbe dire in qualche modo volerti a tutti i costi convincere, non crediamo in questo. Esiste una cattiva volontà, io mi appoggio sulle tapparelle, sugli scuri come li chiamate, non so, e li tenete chiusi. Esiste una buona volontà che sgancia gli scuri e fa entrare il sole. Ok? Quindi per arrendermi a una forza più grande della mia, io posso usare la mia forza. Questo, cari amici, è il senso esoterico, iniziatico del potere personale. E non è sviluppa sempre più potere, abbia sempre chakra più grossi, fagli un chakra così a quello tu ce l'hai più grosso, che è sempre tuo potere personale. Quindi, nelle tradizioni esoteriche di un certo spessore, siamo invitati ad innalzare il nostro potere personale per avere la forza di aprire la chiusa. E quindi il nostro potere personale altro non è che qualcosa che ci porta alla resa, un potere infinitamente più grande del nostro. Ma per arrivare a quella resa occorre il tuo potere personale. Io sono felice se voi annuite. E vedo che in tanti annuite. Ma non basta. Quindi cercate di intuire e cercate di vedere, oggi vi aiuteremo, umilmente, senza sentirci chissà cosa, a dare degli spunti sia per aprire la chiusa, sia per vedere dov'è la chiusa, perché io non posso aprire ciò che non so dov'è. Ci sei? Quindi noi non cadremo nel gioco di sviluppare il tuo potere personale, noi invece ti inviteremo a usare il potere personale, la forza che già hai, per arrivare al punto in cui ti arrendi a una forza più grande della tua. E secondo noi, rispettando l'opinione anche altrui diversa, questo è il senso della buona volontà. Usare la mia volontà per arrivare a un punto in cui mi arrendo a una volontà più grande. La cattiva volontà è invece quella che mi illude, che io sono sempre più forte e ce la posso sempre fare di più. Sono forte, ho le spalle grosse, ma sono solo. Ok? La fiducia in se stesso ha senso solo quando ti porta la fiducia a qualcosa di immensamente più grande di te. Se non ti porta, se dalla fiducia non arrivi alla fede, la fiducia diventa isolamento. Ti chiudi nella bolla del tuo ego, sempre più forte, sempre più infelice. Perché nessuno di noi nasce per essere solo. No? L'alfa e l'omega. No? Abbiamo già accennato questo e oggi ci permetteremo di farlo in una chiave, diciamo così, in un'ottava più alta. E lo ripeto, per favore cercate di seguire, noi cerchiamo di seguire dei punti che sveglino la vostra intuizione, non tanto il vostro sapere concettuale. Vorrei ripetere la storia del Buddha con la manciata di foglie in mano. Non confondete la pratica spirituale col conoscere ogni foglia a terra per nome e cognome. Non dovete sapere tante cose. Di fatto, spesso più cose sapete e più vi è difficile andare oltre. Rispondo di nuovo a una persona che non aveva capito bene, l'altra volta abbiamo parlato di un ego spirituale, no? L'ego spirituale è più difficile da superare perché ci sentiamo nel giusto, perché siamo dei fighi, perché noi sì che sappiamo la verità, non tu. Quindi in un certo senso, quando siete pieni di sapere spirituale, è più difficile portarvi nell'oltre. E ecco perché vi invito con amore, senza voler essere polemico, a stare attenti a chi vi racconta tutto del mondo spirituale, ma non vi fa muovere il culo. Vi racconta le sue opinioni, vi dice la verità com'è, lui ha una grande cultura, magari è vero, ma voi non siete qui per avere cultura, siete qui per trascendere. Ricordatevi la semplicità della manciata di foglie del Buddha. Non confondete quello che facciamo con un ciclo di conferenze, con un sapere delle cose che prima non sapevamo. Ricordatevelo bene. Sapere delle cose sui viaggi astrali, sui chakra, è bellissimo, ma vi serve per andare oltre e non per pensare che voi sapete le cose giuste. La spiritualità, lo ripeto sempre, non è sapere le cose spirituali, ma è vedere chi siamo. È prendere coscienza della realtà al di là dei pensieri e delle emozioni, anche al di là delle idee più spirituali del mondo. Man mano questa coscienza si fa spazio in voi, man mano voi sarete sulla terra qualcosa che sulla terra, a qualcosa che alla terra non appartiene. Ma voi lo sarete mentre siete sulla terra. Amando la terra, amando le piante, gli animali, gli amici, il traffico, amando i palazzi, i muri, l'inquinamento, perché saprete che ogni cosa ha motivo di esserci, anche quello che non appare buono.
Man mano che fate spazio a questo, man mano voi sarete l'oltre, inspiegabile, inconoscibile. Non potete neanche scriverlo su Facebook. Ma man mano lo siete, man mano lo saprete, lo sarete su una terra fisica, mentre guidate la macchina, mentre andate a prendere i figli a scuola. Non dovrete mettervi un turbante e andare in giro da illuminati, perché sarebbe solo un segno che non lo siete, perché avete bisogno di raccontarlo. Quello che siete non può essere detto. Abbiamo già parlato di questo. In un certo senso la canzone che ha vinto Sanremo è molto carina, ma quando parla di lezioni di Nirvana non sa quello che dice. Tu immagina un professore che va a scuola e dice: ragazzi, oggi facciamo lezioni di matematica, ma la matematica può essere detto solo ciò che la matematica non è. Oggi parliamo di storia medievale, ma vi posso solo parlare di ciò che la storia non è. Magari un allievo si alza: oh, quando famo lezione? In un certo senso le parole lezioni di Nirvana, simpatiche, allegre in una canzone, sottendono una totale mancanza di comprensione del fatto che il Nirvana non può essere detto o insegnato. Ti si può soltanto trasmettere ciò che frena il processo di illuminazione, non ciò che l'illuminazione è. Quindi la parola lezione di Nirvana non ha senso, come non ha senso la lezione di non matematica, capito? Però ha senso perché smuove la coscienza e ci fa riflettere, va benissimo. Ma capitelo, c'è una coscienza molto bassa in questo, la gente non si pone domande. Quindi noi possiamo parlare solo ciò di ciò che tu non sei, non ciò che tu sei. Ecco perché non possiamo fare lezioni di Nirvana. Ecco perché il Buddha, che forse più di tutti ha usato la parola Nirvana, è quello che insegnava e parlava dei condizionamenti che bloccano il Nirvana e non parlava invece del Nirvana stesso. Diceva solo che quando ciò che non sei smetti di credere ciò che non sei, il Nirvana appare, ma non diceva mai che cos'è, diceva solo ciò che non è, ciò che lo frena, e questo è bellissimo. Paradossalmente l'unico che può da fare lezioni di Nirvana non ha mai fatto una lezione sul Nirvana. Ed è molto interessante, no? Forse ha più ragione lui di un cantante, no? Bene, oggi faremo lezione su ciò che non siamo. Faremo lezione su ciò che, diciamo così, non è Nirvana, ma è l'unico modo per avvicinarvi di più all'incarnare in un tempo, nel 2017, il non tempo, che è la natura del vostro essere, privo di forme, sia forme emotive, mentali, fisiche. Se voi mettete l'acqua in un bicchiere, anche nelle arti marziali, nel Tai Chi, nel Wing Chun, diciamo queste cose molto belle, se voi mettete l'acqua in un bicchiere, l'acqua prende la forma del bicchiere. Eppure l'acqua, mentre nel bicchiere, è priva di forma. Non è priva di forma quando esce dal bicchiere. Ripeto, non vi facciamo le supercazzole. Dovete capire quello che vi si vuole trasmettere. Mentre voi siete in una forma, la forma di Mario, di Maria, di Giuseppe, di Lucia, voi siete già privi di forma. E non dovete aspettare di uscire da questa forma per essere privi di forma. Tra un po' sarà peggio, stai tranquillo. Per aiutare la presa di coscienza di questa non forma in noi, che potete chiamare illuminazione, ma la parola soltanto non basterà. E a volte più avete la testa piena di parole illuminazione e più siete nell'ombra e oscuri. Potete usare la parola che volete, no? Risveglio, ma anche sappiate che sono solo parole, no? Per prendere coscienza di questa mancanza di forma, oltre la forma, né forma né non forma, diceva il Buddha, noi cerchiamo di aiutare la coscienza a vedere con che cosa si è identificata. E l'abbiamo già fatto la scorsa volta e oggi aggiungiamo qualcosa. Guardate questa frase, questa tra l'altro è l'ottava tavola Zen, meravigliose 10 tavole Zen, no? Le prime 8 essendo taoiste e poi diventate, ma non è importante. L'ego non cerca l'attenzione priva di forma, che sarebbe la presenza, no? Ma l'attenzione dentro le forme. Già che noi abbiamo già parlato di questo, vogliamo essere in questa, diciamo, in questa serie di lezioni sul potere, chiamiamolo così, un po' veloci in questa parte. E la domanda fondamentale è semplice, pratica: in quale modo cerchi di attirare l'attenzione degli altri? Perché se tu cerchi di ciucciare energia agli altri, non puoi attingere alla fonte diretta di energia. Scusate il linguaggio.
cerchiamo di usare un linguaggio semplice, ma dovete intuirlo. C'è una sorgente di energia, usiamo questa parola, ma non in termini di joule, no? O di joule, che dir si voglia, è disponibile solo a chi non la mendica, pensando di succhiare energia agli altri, vittima di alcuni ruoli. Faccio un esempio. Io sono simpatico, faccio tutti ridere. Alla fine mi tocca far ridere a tutti, perché gli altri se lo aspettano. Io sono quella intelligente, dice le cose intelligenti. Alla fine tu una cretinata non la puoi più dire, devi solo dire le cose intelligenti. È un dramma. Tu sei il maestro. Sia mai che dici una stupidaggine che le arance costano troppo. Ma come? No? Noi diventiamo schiavi dei nostri ruoli e i ruoli diventano noi. Quindi noi sostituiamo l'essenza di una forma, l'essenza di una non forma, con una forma. Guardate questo. L'ego cerca l'attenzione nelle forme. Essere riconosciuti, ammirati, apprezzati, spiccare sugli altri, ma attenzione, anche l'attenzione cosiddetta negativa, sembrare più sfortunati degli altri, eccetera. Eckhart Tolle, questo grande maestro che amo particolarmente, parla in maniera molto chiara di questo, portando l'attenzione al ruolo del timido. E fa notare che il timido sembra una persona che non vuole attenzione altrui. Invece vorrebbe l'attenzione altrui, ma ha paura di non piacere agli altri. E quindi in realtà è schiavo del pensiero che gli altri potrebbero avere su di me conoscendomi. Io sono timido, temo che tu conoscendomi potresti scoprire che non valgo un granché. Allora sono timido e quella timidezza mette un muro tra me e te affinché tu non possa conoscermi. Ma io vorrei che tu mi conoscessi, ma temo di non piacerti. Questo meccanismo, sviscerato con due parole, ci potete stare anni e anni in una cartella clinica di uno psichiatra nella quale io cerco di conoscere i motivi della mia timidezza, ma fondamentalmente è sempre lo stesso, è paura di non piacere. Io sono timido perché temo di non piacere agli altri. Allora io non sono libero dagli altri. Cioè, se io voglio la tua attenzione e ti voglio piacere a tutti i costi, come ti chiami? Michele. Michele, se io voglio l'attenzione di Michele e a tutti i costi voglio che lui mi noti, perché sono intelligente, perché c'ho una bella camicia, perché gli faccio una carezzina, perché io voglio l'attenzione di Michele, io voglio le attenzioni di Michele. Ma se io temo le attenzioni di Michele, in qualche modo sono ancora schiavo delle attenzioni di Michele dall'altra parte. È l'altra faccia della stessa medaglia. Stai seguendo? L'attenzione cosiddetta positiva, non sbagliatevi sui termini, è l'attenzione che cerca di farti vedere quanto sono bravo, intelligente, bello, bella, affascinante, illuminato, simpatico, cioè cerca di adescare la tua attenzione in maniera positiva, diciamo così. L'attenzione negativa cerca di adescare la tua attenzione in maniera negativa, nel senso sono malato, nessuno mi dà retta, valgo poco, aiuto, non ce la farò mai. Ma sono sempre modi affinché tu vai lì, ma sì che ce la fai, ti do una mano io, ma sì. Quindi velocemente, ne abbiamo già parlato tempo fa, ora vi inviteremo a vedere questi aspetti di noi che bloccano, diciamo così, la resa a un potere più grande di noi. Quindi questo blocco da che cosa è generato? Dal diventare un ruolo che svolgo. O per dirla col mistico, io divento ciò che faccio. Ok? Vi si dice subito che non vi si sta dicendo di non avere un ruolo nella società o diversi ruoli di società, al contrario, più prendete coscienza di queste dinamiche e più i ruoli che svolgete saranno pieni di amore. Vediamolo meglio con un pezzo di un film. Allora ragazzi, vieni spesso qui? Se vengo spesso qui? Abbastanza, sì, sì, io ci passo, ecco, di tanto in tanto. Studiate qui? Sì. Sì, ci sono. Ho fatto un corso con te. Eh sì? Quale corso? Storia. Può darsi. Sì, credo che fosse quello. Ora non è detto che... Magari non ti ricordi di me. Sai, mi piace qui. Solo perché studio qui non significa che sono un genio, però sono molto intelligente. Ehi, come andiamo? Ciao. Come stai? Bene. Volete, insomma... Quale corso hai detto che era? Storia. Storia. Già. Solo storia. Deve essere stato un corso generale, allora. Sì, esatto, generalissimo. Già. Dovresti iscriverti, è un buon corso, un corso molto interessante. Ti è piaciuto? Vedi, francamente l'ho trovato, sai, abbastanza elementare. Sai, non ho dubbi che lo fosse. Già. Io me lo ricordo quel corso, era proprio tra la ricreazione e il pranzo. Clark, perché non te ne vai adesso? Stai calmo,
Perché non te ne vai? Mi sto divertendo con il mio nuovo amico, tutto qua. Sta per nascere un problema. No, non c'è nessun problema. Speravo solo che tu potessi darmi qualche ragguaglio sull'evoluzione dell'economia di mercato nelle colonie del sud. La mia convinzione è che, prima della guerra d'indipendenza, il modello economico, soprattutto nelle colonie del sud, sarebbe più appropriato definirlo come agrario precapitale. Certo che hai questa convinzione. Sei uno studente di primo anno, hai appena finito di leggere qualche storico marxista. Pete Garrison, magari. Ne sarai convinto fino al mese prossimo, quando arriverai a James Lamon. Poi parlerai di quanto l'economia della Virginia e della Pennsylvania fosse imprenditoriale e capitalistica nel 1740. Ti durerà fino all'anno prossimo. Ti ritroverai qui a rigurgitare Gordon Wood, parlando della SAI, dell'utopia pre-rivoluzionaria e degli effetti formativi sul capitale della mobilitazione militare. A dire la verità non lo farò, perché Wood drasticamente sottovaluta l'impatto delle distinzioni sociali basate sulla ricchezza, soprattutto quella ereditata. L'hai preso da Vickers, lavoro nella contea di Essex, pagina 98, eh? Sì, l'ho letto anch'io. Volevi attribuirti tutta la cosa o hai un pensiero tutto tuo sulla faccenda? O il tuo trucco è questo: entri in un bar, hai letto qualche oscuro passaggio e poi fingi. Lo fai passare come una tua... come una tua idea per colpire le ragazze e imbarazzare il mio amico. La cosa triste per uno come te è che tra 50 anni comincerai a pensare per conto tuo. Capirai finalmente che ci sono due certezze nella vita. Una, non fare queste cose. E due, hai sborsato $150,000 per un'istruzione che potevi avere per $1.50 in sovrattasse alla biblioteca pubblica. Sì, però io avrò una laurea. E tu servirai ai miei figli patatine in un fast food lungo la strada per andare a sciare. Ma guarda, sì, può darsi. Ma almeno io non sarò banale. Però se è questo che ti crea qualche problema, insomma, possiamo andare fuori e lo risolviamo. No, amico, nessun problema. Tutto. Avete visto questa parte che è... Will Hunting è un genio, nel film è molto bello, è un genio della matematica, ma è un genio a tutto tondo, come i veri geni. Che secondo me è un po' riassunto in Leonardo da Vinci, per esempio, no? Un genio che è genio in tutto ciò che fa e singarella, si dice a Roma, no? Cioè, si mette a competere con chi sa più cose, con chi è più figo, e a quello che la sapeva lunga fa vedere che lui la sa più lunga. Una parte di noi è così. Non importa se nella storia, che in questo caso è la storia americana perché è un film americano, ci potremmo mettere la storia italiana, eccetera, eccetera, non è importante. Non importa se in altre cose. Una parte di noi vuole essere più brava degli altri. Questa parte di noi viene da un retaggio animale. In tante specie di animali si accoppia solo l'animale più forte. Quindi in realtà, mentre noi cerchiamo di fare i fighetti, facendo vedere che siamo più bravi di altri, siamo molto animali e siamo molto identificati con la parte di noi animale. Non sembra, perché magari parliamo di matematica, di storia, di arte, di roba di cui non ho mai sentito parlare, una mucca o un coniglio o una tigre. Eppure siamo molto animali, perché inconsciamente noi cerchiamo di attirare l'attenzione altrui più di un altro. Ok? Quindi, può sembrare assurdo, questa è energia sessuale repressa. Anche se il sesso non si vede in questa storia. Però è un'energia sessuale nel senso ampio, non solo nel senso di inseminazione, diciamo così. Perché in natura il pavone che apre la sua straordinaria coda, il più bello, si accoppia. Questo può sembrare banale, ma non è banale, è solo semplice. E non è semplice se lo vedi. Quindi in un certo senso tutte le forme che ci fanno cercare di apparire bravi, forti, buoni, fighi, illuminati, simpatici, sono tutte forme di energia sessuale. Forse non è così, chieditelo. Io sto solo mettendo il linguaggio semplice, tradizioni esoteriche che, dette col loro linguaggio, ci farebbero addormentare in 12 minuti. Ok? Sto cercando di usare un linguaggio semplice per riportare a galla verità antichissime che dobbiamo riscoprire e per le quali, secondo me, siamo molto pronti. Lo ripeto. Quale modo? Questo è un esempio di attenzione positiva, no? Usiamo questo linguaggio, cioè cerco di essere più bravo di un altro per attirare l'attenzione. Quali sono i tuoi? Noi chiamiamo questo autoconoscenza. Ci sono dei modi con i quali cerchi di avere più attenzione dagli altri? Da bambina, da bambino, da ragazzo, da ragazza, come cercare di avere l'attenzione dagli altri? L'attenzione positiva è di tantissimi tipi.
Questo è uno, dovete trovare voi i vostri, se no dobbiamo proiettare 70.000 film. Ok? Però cercate di vedere la simpatia, l'essere eleganti. Dovete trovare il vostro modo, i vostri modi. E se li trovate, amateli. Non cercate di non averli. Voler essere decondizionati è il miglior modo per essere ancora più condizionati. Accettate i vostri condizionamenti e cadranno da sé, con amore. Superate le fiere senza sparargli contro. Ricordatevela, questa è la chiave dell'alchimista. Non quello vestito da alchimista, ma quello che va oltre, colui che trascende se stesso, che è l'essenza della vera alchimia. Ok? Io vedo i miei condizionamenti e gli voglio bene, perché quando ero più immaturo mi servivano. Non erano sbagliati, ne avevo bisogno. Ora che sono più maturo, come denti da latte, possono cadere e cadranno con i loro tempi, non con una pinza che li tira via. Mi segui? Come denti da latte, così sono i nostri condizionamenti. Quando li vedo, li amo, cadranno con i loro tempi. Ora che li vedo, sono liberi di cadere quando è il momento. Fin quando non li vedo, non arriva il momento in cui cadono, perché sono io a tenerli, perché io sono quelli. E quindi non possono cadere, li trattengo. Ci sei? Attenzione negativa. Ricordo che il termine positivo e negativo, all'accezione detta, non è qualcosa di buono e qualcosa di non buono. L'attenzione positiva è il modo in cui io faccio vedere che sono più bravo, più bello, eccetera. Ripeto, l'attenzione negativa è richiamare l'attenzione perché io sono meno degli altri, sono meno bravo degli altri. Forse abbiamo pure una slide di questo. Ah, bellissimo. Ottimo, bene, mi ero dimenticato questo. Bellissimo. Ogni forma di attenzione negativa è sempre, sempre una forma di capriccio interiore. Il bambino piange perché vuole l'attenzione della mamma, non perché non vuole la mamma. Voi vi ricorderete, su di voi o chi di voi ha dei bambini, che a volte i bambini dicono addirittura «mamma, vattene!» perché la vogliono. Ce l'avete presente? Anche voi l'avete fatto da bambini. E non c'è niente di male, eravate bambini, è bellissimo, mandate un bacetto a quel bambino. Non dovete pensare che ha sbagliato qualcosa, semplicemente dobbiamo crescere. Quindi, chi non ha attenzioni positive nell'accezione detta, cercherà inconsciamente, questa parola è importante, inconsciamente, attenzioni negative, come un bimbo che fa i capricci. Allora domanda, come fate i capricci? Lo so che siete su un cammino spirituale e che voi capricci non li fate più, ma lo so. Io invece li faccio tanto. Però mi accorgo che non sono me, capite? E li voglio talmente bene che quando li faccio me li godo. Siamo diversi, capito? Quando tu non vuoi fare capricci è perché c'è un ego spirituale della Madonna. Tu non fai capricci, tu sei Gautama, capito? E se vai a vedere la storia meravigliosa di Gautama e il Buddha, da bambino faceva i capricci. Si sa perché tu non li fai. Ok? E già che interiormente siamo bambini, non c'è niente di male nel fare i capricci. Non c'è l'io che sono figo, eccetera. La gente non è grande. Non vi offendete, la gente è solo vecchia. Fin quando la spiritualità non emergerà consapevolmente nel mondo, la gente è o giovane o vecchia. I grandi sono pochi, se sono estinti. Però risorgeranno, perché aspettano la presa di coscienza di ognuno di noi, no? Un segno che siete abbastanza maturi è che non c'è niente di male nel vedere il bambino in voi. Gli volete bene. Gli volete bene e va bene che ci sia. Quindi domanda, tornando a prima, qual è il vostro modo, i vostri modi con i quali fate capricci e volete attenzione degli altri? Da ragazzo stupivo gli altri perché vedevo le aure, no? Ero un bambino, no? Vedevo le aure, è una cosa figa, faccio solo io sta cosa, Invece ero uno scemo, no? Ma è vero? Ma non era scema, diciamo, la capacità di vedere delle cose che aprono la mente se sono prese nel verso giusto. Era scemo l'uso che ne facevo. Okay. Ma oggi vedo che serviva. E in un certo senso non era sbagliato. Rido e gli voglio bene a quel lato di me. Ok? Questo lo dico non per fare show, ma perché vi si vuole trasmettere il senso proprio di una mamma che abbraccia il figlio anche quando fa capricci, e gli vuole bene anche quando la caccia via la mamma, perché in realtà la mamma sa che in realtà mentre caccia la mamma sta dicendo alla mamma vieni qui, ho bisogno di te. E fa tenerezza e va tutto bene.
vi aiuterà un film. Come sta? Sempre lo stesso, Vincenzo. Sempre lo stesso. Tony, ma è mai possibile? Tu stai sempre così. Perché ma è colpa mia se sto così, è vero? È colpa mia se sto così. Agite, è colpa tua se stai così. No, però sto dicendo, ma anche... Non lo so, devi che troppo, cioè, Tony... Dire che agivi, secondo me, non può stare tutta una vita in mezzo di una qualche cosa. Vince, io non ce la faccio più. Io devo capire perché mi ha lasciato. Dopo 3 anni mi lascia e si mette con uno svedese. Non fate niente. Sta facendo qua per piacere. Don, un ratto non... Perché secondo te non mi vergogno pure io? E allora... Se... Mi vergogno. E allora con te, cioè cerchi di non... Ci pensare, andiamo, Tony. Vince, io ho bisogno di parlare. Mi devo sfogare, Vince. Non mettere la mano in casa, Tony. Ti devo parlare un poco. Due minuti solo a me. Ma mo? No, pure quando se ne sono andati gli altri. Dopo? Cioè, quando è dopo, Tony, ma con calma. Io ti voglio sentire, sfoga e tutto. Facciamo venire tutto un altro, non tutta la gente. Ma cosa è parlare? Vince, però no, non fare come fai sempre. Poi parliamo domani. Io devo parlare oggi, adesso. Allora, mo, Tony? No. Dopo. E dopo? Io che agito? Agito dopo. Quando è però? Se ne va a genere. Cioè, dopo, stasera. Già, però... Oh, agito, sì. Tony, una tazza di caffè? No, grazie, signore, c'ho il fegato malato. Non lo posso pigliare, grazie. Ah, poi tu, Vince? Dopo. Allora io mo vado a salutare a tua mamma. E poi dopo... Tony, dopo, basta, non fammi tutto qua. Tu, rimaniamo tu stasera, fanno un funerale, tu senti che lo può. Dopo allora. Dopo. Mamma mia, guarda. Vince. Tony, agito dopo. Ridendo, si cresce in maniera meravigliosa. Diventate leggeri e andate naturalmente verso l'alto. Potete vedere, facendovi una risata con un film di Troisi, anziché soffrire per anni e vite, ma vi si vuole dire con amore, non per essere una minaccia, potete vedere ridendo quale lato di voi, ricordatevelo, tende a fare la vittima. Non so se avete notato che a Lello Arena, un altro grande attore, gli è stata pure offerta una tazzina di caffè, no? C'ho il fegato malato pure, che cavolo. In realtà, mentre lui dice c'ho il fegato malato, lui vuole l'attenzione delle persone. Avete notato come toccava Troisi? Lo voleva tenere, no? Voleva parlarci subito, continuamente, no? Il film fa intendere, pure tutto è bellissimo da vedere, ma non possiamo vederlo tutto, che altre volte gli attaccava i missili l'Arena a Troisi. Bene, c'è un lato di noi che è un po' meno giocosamente di questo, in maniera più drammatica, ha però le stesse dinamiche, ed è la dinamica del tirare, richiamare, attaccarsi l'attenzione altrui attraverso i propri drammi, attraverso i propri problemi. Ovviamente una persona del genere non può rinunciare ai propri drammi, perché rinunciando ai propri drammi rinuncerà al modo in cui attiro l'attenzione degli altri, e io voglio l'attenzione degli altri. Spesso le persone che vi raccontano i loro problemi hanno più bisogno che li ascoltate che li aiutate a uscire dai problemi. Perché mentre li ascoltate, come vampiri energetici, non sono cattivi, sono solo inconsapevoli, vi succhiano energia. Quindi spesso delle persone non vogliono uscire dai loro problemi, vogliono solo raccontarveli e farvi notare quanto sono più sfortunate di voi. Avete mai sentito i discorsi in cui io ho la febbre, vabbè, cioè c'è la febbre, io ho il tumore. Vabbè, tu c'hai il tumore, io ho l'ictus, sto in coma, non so neanche come faccio a parlare. Avete mai sentito a volte quelle persone anziane che fanno a gara chi ha più problemi, no? Se avete dei nonni vivi o se ricordate quando i vostri nonni erano vivi, a volte i nonni o le persone anziane in genere cadono in questa dinamica, che più problemi hanno e più hanno l'attenzione dei figli e dei nipoti. E quando si trovano tra nonni, è una sfida tra chi è più malato. Ma in realtà non c'è cattiveria, perché la sfida non è a chi è più malato, la sfida è a chi riceve più attenzioni. Perché? Per quello detto. Quindi se tu puoi vederlo, e se tu puoi vederlo ridendo è meraviglioso, tu piano piano puoi uscire da questi drammi, perché sono drammi. Qua facciamo una risata, ma nella vita non è una risata, è un dramma. Ma con queste persone come si deve... Ora anche ne parleremo di più.
e avrà a che fare con la pratica anche della presenza. Quindi abbiate un attimo pazienza. Se osservate queste dinamiche ora in voi, non fuori di voi, beneditele e siate consapevoli che ci sono. Chi ricorda la pratica, l'abbiamo chiamata del braccialetto, ma in senso ampio, della presenza, quando siete in un momento in cui sentite che entrate in un ruolo del genere, entrate nella presenza, entrate nel contatto tra l'orecchio e l'orecchino. Ora lo ripeteremo, o braccialetto, eccetera. Però lo ripeteremo tra un pochino, quindi per ora vi si vogliono far notare delle dinamiche. Per favore ricordate, io non mi stufo mai di dirlo, non dovete non averle. Non dovete uscire di qua dicendo non farò più, dovete continuare a farlo solo consapevolmente. Se voi non lo fate più, lo reprimete e tra qualche anno scoppia più forte di prima. Se voi continuate a farlo consapevolmente, piano piano si estingue da sé. Ripeto, come un dente da latte che cade quando crescete. Sapete che è da latte, ma non sta a voi sfilarvelo, farvi male con una pinza, farvi violenza. Cadrà da sé. Capito? Altro ruolo, vi prego di guardare attentamente, sempre di attenzione negativa. Ah, scusate, prima guardate sì, questa altra immagine molto bella, ottima. Degli esempi di attenzione negativa. Sono così malato, il che non vuol dire che non possiate essere malati, ovviamente. Sono così sfortunato, il che non vuol dire che non possono esserci dei momenti in cui le cose vi vanno male. Sono così poco capace, il che non vuol dire che dovete essere per forza Einstein o Van Gogh. Va bene? Ma guardate il rigo successivo. Vi prego di aiutarvi e di accorgervi di me. Se io mi accorgo di una persona perché è veramente sfortunata, quella persona con la sua sfortuna c'ha una fortuna. E come lascerà andare la sua sfortuna se l'ha trasformata in una sua fortuna? Non è alchimista, è paraculaggine. Tu dirai, ammazza, ha trasformato la sfortuna in fortuna. Non è così. È che si è attaccata alle sue sventure per attirare la tua attenzione. Non è il piombo in oro. Ok? È il piombo sventolato a tutti. Guardate quanto le cose mi vanno male. Quindi vi prego di guardare questi disegni, perché ogni disegno rende l'idea. Possiamo essere malati, le cose ci possono andare male, possiamo essere meno brillanti e capaci degli altri, ma non vuol dire trasformare questo in uno show che attiri l'attenzione altrui. Chiaro? Ripeto, non si tratta di smetterla di essere malati, non si tratta improvvisamente di mandare bene le cose nella vita, il che può anche accadere quando te ne rendi conto. Io posso continuare a essere in quel lato della mia vita difficile, senza farne una bandieruola per attirare l'attenzione altrui. E se anche dovessi continuare a fare una bandieruola, andrà benissimo. Rendilo solo consapevole. Tra poco parleremo degli strumenti per farlo con più chiarezza, però ora ci interessa la dinamica di coglierla. Secondo pezzo di film. Allora, prima di andare avanti, avrete notato che il lato di questo film fa leva sul piccolo io vittima. Ha tutti i motivi per essere vittima. Avrete capito, vi ricorderete che era cieco, no? Che è cieco, era un eroe, era bravissimo. Quindi questo fa, ci rende capaci, se possiamo, secondo anche quanto siamo pronti adesso, di vedere il nostro piccolo io vittima che cerca di attirare l'attenzione altrui facendo la vittima e che altro non è che un'altra forma di capriccio. Come faccio la vittima? Posso vederlo? Bene, ora ti inviterò a un esercizio che facciamo spesso nel ritiro di meditazione in Sardegna e che nessuno è obbligato a fare perché non è facile. E faremo occhi negli occhi con una persona e poi con pochissime parole diremo lei, diremo lui, se ci sentiamo, un modo con cui facciamo la vittima. Ok? Semplicemente. Forse non sapete che questo nel cristianesimo dell'origine è il senso della confessione. Cioè dire una cosa per benedirla e lasciarla andare. E non dire una cosa per essere punito per aver fatto quella cosa, che spesso è il senso che frainteso di oggi. Quindi io faccio, diciamo così, qualcosa che non va. Allora qualcuno, in qualche modo, più faccio qualcosa che non va e più devo pregare. No? La domanda è, questo meccanismo farà venire voglia di pregare a chi non ha fatto niente che non vada? Cioè la preghiera viene vista come una punizione, no? Se hai fatto un piccolo peccato, preghi poco. Se hai fatto un grande peccato, preghi ancora di più. Un bambino che vede un santo che prega sempre, che penserà? Questo ha fatto un casino. Mi seguite? Quindi in questo modo sembra assurdo, ma a noi viene insegnata una preghiera che è basata sul senso di colpa. Non è che questo è il cristianesimo, questo è un fraintendimento.
Nel cristianesimo la preghiera era benedire e lasciare andare, ed è questo il senso profondo. Quindi vi invito a ritrovarlo con semplicità, senza accusare qualcuno o qualcosa. Nel senso antico, la parola peccato, non so se lo sapete, nel greco antico, voleva dire mancare l'obiettivo, come un arciere che tira la freccia e manca l'obiettivo. Oggi è inteso come qualcosa per cui Dio, l'intelligenza cosmica, la vita mi punisce. Invece nell'antichità era intesa come mancare il senso della vita. Quindi un peccatore era colui che aveva mancato il centro della sua vita, cioè il motivo per cui è qui. Non c'è nessun senso di colpa e nessuna punizione in questo. C'è solo un, come è detto nel Vangelo, va e non peccare più. Va e ritrova il senso della tua vita. Va e adempia il motivo per cui sei incarnato. Bellissimo, no? Ritroviamole queste cose. Da bambini ci sono state dette, ma non ci sono state trasmesse, non le abbiamo comprese profondamente. Quindi nel senso antico, nella Chiesa delle origini, quando si parla di peccato, non c'è dietro un senso di colpa o di sbaglio. C'è piuttosto non vivere così, perché così soffri tu e soffri chi è intorno a te. Ravvediti. La parola antica della quale era pentiti, che è l'etimologia della parola torna a casa. E non è mortacce, hai fatto un sacco di errori, bastardo, sentiti in colpa, pentiti. Non è questo. Quindi ritroviamolo questo senso, ripeto. Peccatore come colui che manca il centro della propria vita, come un arciere che manca l'obiettivo, una freccia. Quindi una persona che vive nel peccato è una persona che vive non avendo trovato il senso della sua vita. Non c'è un senso di colpa in questo. Quando la Chiesa ci dice che siamo tutti peccatori, in questo senso è vero. Fin quando non siamo consapevoli, viviamo nel peccato, cioè non troviamo il senso della nostra vita. Non facciamo centro nel senso profondo di chi siamo. È bellissimo. Quando ti si dice non peccare più, si vorrebbe dire vivi nel modo da trovare il senso della tua vita per te e espandilo agli altri. È bellissimo. Ognuno di voi sente questo. Troviamo il senso delle parole antiche, facciamo le nostre in tempi moderni, no? Pentiti, pentiti, ovvero prendine coscienza e torna a una vita più nobile che ti renderà più felice. Capite? Se voi dite a un ragazzo pentiti, questo fa una risata. Alla gente, ai ragazzi giovani, non arriva più tutto questo ed è un gran peccato, perché sono insegnamenti veramente potenti e spirituali. Ritroviamoli noi e riemaniamoli silenziosamente. Uno dei sensi antichi della Chiesa era la confessione. E la confessione consiste fondamentalmente in questo. Quando una cosa non riesci a dirla, vuol dire che non sei pronto a lasciarla andare. Capito? Quando tu hai qualcosa di te che non vuoi dire agli altri, è perché hai ancora bisogno del dente da latte. Quando invece riesci a dirlo a qualcun altro, e il senso profondo era che quel qualcun altro era una persona spiritualmente più evoluta di te, quindi ti poteva aiutare, cioè l'etimologia della parola sacerdote. Capite? Non quello vestito di viola che ti ascolta, ma quello che spiritualmente è più avanti di te e ti consiglia. Potete usare la parola guru, usate la parola che volete, guida, non è importante, ma era questo il senso, no? Semplice. Quindi io riuscivo a parlare di qualcosa con cui e di cui non riuscivo a parlare con altri. Parlandone vi porto consapevolezza. Parlandone con consapevolezza iniziavo a liberarmi da quella cosa che smetteva di strangolarmi e di soffocarmi. Se potete vederlo, mi permette di passare dal mio ruolo alla consapevolezza che è dietro al ruolo e che è priva di forma. Una domanda semplice. Quando è che io non ho il coraggio di dire una mia debolezza? È molto semplice. Quando non l'ho accettata. E nessuno vi dice che tu ora sei obbligato ad accettarle, però vi si vuole invitare a rendervene conto con amore. Quindi in questo esercizio, esercizio per modo di dire perché è molto difficile, quando voi dite una cosa riuscite a dirla se in qualche modo l'avete accettata. Noi in Sardegna nei ritiri di meditazione facciamo il tunnel delle parolacce e il tunnel, diciamo così, dell'osannare. Sono pratiche molto forti in cui delle persone sono a fianco e tu passi e ti dicono tutte le parolacce del mondo, adatte a te però. Ok, queste parolacce in realtà mi offendono non quando dicono qualcosa che può essere vera, ma quando dicono qualcosa che io non ho accettato. Per esempio, io passo nel tunnel e mi dicono a ciccione,
ha pelato. Allora, se io ho qualche chilo di troppo o non ho i capelli in testa, io già lo sapevo. Però mi darà fastidio se io non l'ho ancora accettato. Ok? Quindi è una sorta di capanna sudatoria degli antichi indiani d'America. Io lo sapevo di essere pelato, lo vedo. Guarda qua, ok? Però mi dà fastidio perché non l'ho ancora accettato. Quindi non scopro niente di nuovo, ma posso piano piano accorgermi di non averlo accettato. Ed è quello che mi fa star male. Non il fatto che io sia pelato, che è un fatto di sé, ma la mia interpretazione e non accettazione della cosa. Quindi in questo esercizio, il tunnel non lo facciamo qua, sennò qualcuno muore, diciamo. In questo ci lascia le vene, facciamo il bardo subito. In questo esercizio noi siamo invitati con grande semplicità, qua non vi mettiamo ad aprire chakra le cose, e noi lo rispettiamo, no? Abbiamo anche il nostro Milarepa che insegna il Reiki, fa un Reiki bellissimo, quindi noi fanno il pranic healing, rispettiamo tutto questo, ma dovete capire cosa si intende. Non amiamo quelli che fanno al posto vostro e che si illudono che questo sia essere maestri. Ok? Cioè, se non parte da voi, non sta un maestro a fare per voi. Nel Vangelo, dove c'è un vero grande maestro, Gesù continuamente dice: tu credi che io possa farlo? Hai fede in questo? La persona è sempre coinvolta. E ricordatevi che nei Vangeli ci sono dei punti in cui Gesù non può compiere miracoli. Vi direte: ma se avesse il chakra ancora più aperto? No, perché non può violare il libero arbitrio degli altri. Non vorrei parlare di questo perché sarebbe, diciamo, un incontro a parte. Basti sapere e riflettere sul fatto che se non esce da voi un coraggio di esprimere delle proprie fragilità, voi state dicendo, senza dire niente, che non siete pronti a superarle. E va bene così, sarete pronti più là, non c'è niente di male. Chiaro a tutti. Fate però attenzione a quando c'è il maestro che fa tutto lui per voi, e già che fa tutto lui è proprio un bravo maestro. Perché è illusione. Ricordatevelo. C'è un detto molto bello in Oriente. Il maestro indica la porta, l'allievo deve attraversarla da solo. Non è il maestro che vi spinge attraverso la porta, se lo fa non è un maestro. Bene, ora vi inviterò a fare la stessa cosa con un'altra persona. Voi direte: ancora? Ma facciamo 30-40 volte i ritiri di meditazione, eh? Attenzione, potete esprimere la stessa cosa un'altra o non decidere adesso quale sia. Non iniziate con "sarò breve", sempre caro, non iniziate così. Siate semplici. Siate semplicissimi. Leopardi è meraviglioso, ma iniziate con semplicità, con poche parole. Basta anche una parola. Ok? Bravura. Allora vorrà dire che io cerco di essere bravo. Maestro. Vorrà dire che cerco di fare il maestro, che io sempre chiamo scherzando gureggiare. Ok? Poche parole, semplici. Esprimetelo. Non esprimete per l'altro, esprimete per voi. L'altro può anche non capirlo, ma è il vostro esprimerlo che fa bene. Ripeto. Non siete pronti quando una cosa non mi sentite di dirla. Ricordatelo. Bene, a coppie di nuovo, mettetevi con un'altra persona. Notate una cosa, vi faccio notare una cosa. Ascoltatemi. Quando inizio, io me ne accorgo sempre, non vi offendete, quando inizio a far fare gli esercizi, la gente zitta zitta ha sempre un motivo per andarsene. Non vi dovete offendere. Guardate che io dico sul serio. Se io sto qui, mi siedo qui e parlo soltanto, la gente è tutta contenta, ma non capite il senso di quello che facciamo. Io so che più vi faccio fare esercizi, più ogni volta che ci sediamo qualcuno se ne va, io lo so, ma dovete accorgervene, perché io so pure perché se ne va. Chi se ne va non lo sa, si inventa delle scuse, ma io lo so perché se ne va. Perché? Se non l'hai capito non te lo devo spiegare. Quindi se io fossi seduto a dire cose bellissime, molta poca gente se ne andrebbe. A meno che non lo tocco sulle corde giuste. Ma più faccio fare esercizi, più la gente è a disagio. Ma perché è a disagio? Perché sta lavorando su qualcosa che la mette a disagio. E quello gli fa bene. Però è anche vero che una persona deve essere pronta e non sempre è pronta. Quindi noi vi vogliamo bene comunque, nessuno vi obbliga. Ma accorgetene, perché noi ce ne accorgiamo. Allora, ci serve ancora un po' di tempo e nei campi di meditazione, nei ritiri, in Sardegna abbiamo una settimana, normalmente questi esercizi siete invitati a farli in una scogliera, su una scogliera, un posto molto bello, ma voi potete farli nel vostro quotidiano, per favore ascoltate. E non lo facciamo molte volte, la pratica consiste in questo: sono solo, magari con una matita, una penna, un foglio, un quadernino,
E appunto, con amore, senza critica, senza giudizio, senza sperare di non avere più tutto questo, i modi in cui cerco di richiamare l'attenzione altrui. Normalmente siete invitati, con semplicità, a dividere, la divisione essendo solo un gioco che vi aiuta a capire meglio, l'attenzione positiva, cioè i ruoli da figo, da bravo, da bella, da intelligente, da maestro, da simpatico, eccetera, 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 quanto sono bravo in questo, per attirare l'attenzione degli altri, dai ruoli di attenzione negativa. Quanto siete bravi a attirare l'attenzione degli altri perché siete meno bravi, non siete sani, siete meno sani, siete sfigati, le cose vi vanno male, siete delle vittime, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni cosa che riuscite a vedere e a notare dovete saperla amare e benedirla. Quindi noi scriviamo due righe e le benediciamo, con semplicità. E non diciamo neanche, da oggi in poi, noi questa stupidaggine non la diciamo. E va benissimo che tu da oggi in poi continui a fare come ieri, però con un po' più di coscienza. Ok? Se un bambino dice, da oggi in poi non avrò più i denti da latte, voi sapete che è una stupidaggine, perché si dovrebbe strappare tutti i denti e non è affidata a qualcosa di più grande di lui che gli farà cadere i denti da latte quando è tempo. Di nuovo fiducia, di nuovo fede in una cosa che è più grande di me, più grande anche della mia decisione. La tua decisione per noi non è molto importante, perché sappiamo, non ti offendere, che non è reale. È molto più importante che tu metti consapevolezza nella tua inconsapevolezza dicendo: mi accorgo che faccio, per esempio, spesso la vittima, però la smetterò quando sarà il momento. Chiaro a tutti? Quindi non c'è senso di colpa, non c'è un sarei migliore se non avessi questo, e io metto amorevolmente presenza nelle mie maschere. Quando questo accade, anche se io continuo ad avere una maschera, o delle maschere, o n maschere con n grande a piacere, come direbbe un matematico, accade questa cosa molto bella. Scusa. Più spazio c'è fra me e i miei ruoli, che cos'è quello spazio? È esserne consapevole, no? Sono consapevole. Più amore, uso questa parola, potere, fluisce naturalmente attraverso di essi nel mondo. Quindi stiamo parlando di usare i nostri ruoli per portare potere nel mondo e non strapparci i nostri ruoli per iniziare a essere degli sciamani, come una persona mi disse. Che non è che gli sciamani sbagliano, è che lei aveva frainteso gli sciamani. Ok? Non vi dovete togliere le maschere, dovete essere consapevoli delle vostre maschere. Allora attraverso il vostro ruolo di attenzione positiva o attenzione negativa può comunque fluire una coscienza superiore attraverso il vostro fare. Uso questa parola, non vi montate la testa. Diventate delle donne o degli uomini di potere. Ok? Alcuni l'hanno inteso, secondo me, anche degli autori, male. E l'uomo di potere va in giro con la penna del potere. Allora deve usare l'aquila delle Ande, ma io vivo nel Lazio e... sei estinta e non c'è, se devi avere la penna per essere di potere, non è così. Poi arriva quell'altro, no, devi avere una manciata di terra dell'Everest. Per avere una manciata di terra dell'Everest basta prendere un biglietto aereo, andare lì e prendere una manciata. Per avere consapevolezza di questa roba serve molto di più. Quindi ben venga lo sciamano che ti dà la piuma dell'aquila di potere, lo rispettiamo, ma attento, se non c'ho la piuma non c'ho il potere, anche perché povere aquile. Capito? E io chiudo, non voglio essere polemico, con questo è andato nelle Ande, gli hanno preso 6.000 euro, ha fatto il corso di potere personale. Tornato con la piuma, l'aquila non è molto felice, si sono un po' di aquile spennate sulle Ande, e di potere non aveva capito niente. Però aveva fatto tutto il maestro ed era fighissimo. Non vi illudete, il mondo ha bisogno di persone che escono dall'illusione, non persone che si illudono di più. Ricordatevelo questo. Allora, torniamo al potere. Io posso avere potere, pur non essendo ancora Buddha o Gesù, ma posso avere potere nella misura in cui io mi rendo conto di non essere i miei ruoli. Posso continuare a giocare i miei ruoli. Posso essere tutta la vita figlio di mia madre, ma già da molto tempo non sono più figlio. Però rispetto la crostata e il bene che mamma mi vuole. Ma già da molto tempo sono uscito da questo ruolo. Ma esteriormente vado a trovare mia mamma, le voglio bene, anche interiormente, ma ho smesso di essere il figlio. E se volete diventare adulti, questo è uno dei ruoli con cui prima o poi dovete fare i conti.
Non tutti sono genitori, ma se siete qua siete tutti figli. Spero, perché non lo so se c'è qualcuno che è venuto in un altro modo sulla Terra. Dovete smettere di essere figli prima che muoia il vostro genitore. Se voi smettete di essere figli quando muore il vostro genitore, energeticamente, non sto a parlare troppo esoterico, voi non siete maturi. Quando muore, muore, ma interiormente rimanete figli anche quando vostra madre se n'è andata. Nelle tradizioni esoteriche si insegna a liberarsi di questo, volendo bene ai genitori, onore al padre e alla madre. Ma interiormente non sei ancora, non sei più attaccata alla gonna di mamma. Capite? Questo è uno dei ruoli cosmici. Se non tutti siete i genitori, e quasi tutti lo siete, o lo siete stati, tutti siete figli. E una delle cose fondamentali è che esteriormente potete continuare a essere dei figli, ma interiormente dovete smetterla prima che il vostro genitore se ne vada. E se il vostro genitore se n'è andato, beneditelo e accorgetevi se non siete stati troppo mammoni o troppo paponi. Ok? Italiani ci tendono un pochino. Ok? C'è il figlio che gli stira la camicia. Io parlavo con un ragazzo a cui voglio molto bene. Gli ho detto, senti, vieni a un ritiro di meditazione in meno, ma esci da casa di mamma. Smettila di venire a tutti i ritiri di meditazione, andare a tutte le cose fuori Roma, perché stai a casa di mamma e te sarò... devi prendere casa da solo. Ma io qui lì, bisogna, viene il momento in cui la mamma Aquila spinge il piccolo fuori dal nido. Bisogna staccarsi da questo. Uno dei ruoli che ci frega di più è che rimaniamo figli tutta la vita, dipendenti dai genitori tutta la vita. C'ho mia madre vecchia, io so vecchio, ma se mia madre di una cosa, dentro, oddio, ma oddio che ho. E poi c'è il chakra aperto, ma ti illudi, capito? Però c'ho la penna dell'aquila. Non è così. Io parlo di una maturità autentica. Potere vero fluisce non attraverso chi ha l'iniziazione al potere, ma chi, amorevolmente, non ha neanche bisogno di farlo vedere. E questo ci riconduce a quest'altra cosa importante che vorrei ripetere, prima rivediamo questa. Più spazio c'è fra me e i miei ruoli, più consapevolezza c'è dentro al mio ruolo. Attenzione, non vi si dice che dovete smetterla con quel ruolo. Dovete amare e onorare i vostri genitori tutta la vita, anche quando se ne saranno andati. Vogliategli bene, inviategli luce in preghiera, in meditazione. Si sta parlando della dipendenza dei genitori, ovviamente, capitelo con buon senso, ok? Più amore, potere fluisce naturalmente attraverso di essi nel mondo. Come faccio questo? Non devi farlo, devi solo capirlo, devi solo vedere i ruoli nel quale sei incastrato. Più lo vedi, più lo benedici e più attraverso quel ruolo inizia a fluire amore, anche mentre continui a giocare quel ruolo. Qual è la differenza? È che ora fai ancora il ruolo di insegnante, di genitore, di figlio, di fornaio, di qualsiasi cosa la vita vi ha donato di poter fare. Ma ora inizierà a fluire, attraverso quello che fate, una buona volontà. Cioè, voi non fate il fornaio solo per vendere le rosette perché vi serve pagare l'affitto. Mentre vendete le rosette, voi date amore attraverso le rosette. E non c'è scritto fuori pane e amore. Non siete così buffoni e show. Siete semplici, siete umili. Ma attraverso il ruolo semplice, il fornaio, voi date alle persone qualcos'altro e non dovete smettere di dare loro le rosette o le ciriole o le pagnotte integrali, cinque cereali, eccetera. Potete continuare a fare il fornaio tutta la vita, ma il fornaio, nel momento in cui questo accade, il fornaio di prima, scusate la parola, è già morto, è già stato superato. Allora accade che mentre io continuo a vendere le rosette, vi sembrerà assurdo, mentre faccio la cosa più semplice del mondo, non apro chakra, non faccio il maestro, io do silenziosamente amore e luce alla gente che viene a comprare il pane da me. Non lo faccio perché così vendo più rosette. Non ridete perché c'è gente che insegna queste schifezze. C'ho il fornaio vicino che vende solo il pane. Io c'ho il settimo chakra aperto, vendo qualcos'altro, così vendo il pane mio. La tua mano destra non sappia cosa fa la sinistra. E dai retta ai veri maestri. È qualcosa che accade e che inizia a fluire attraverso di te. Forse smetti di vendere il pane e fai qualcos'altro, forse continui tutta la vita a fare pagnotte davanti a un forno, eppure troverai una pace con la pala che inforna la pagnotta che prima non avevi. Quella pace va nella pagnotta e tu la dai alle persone che la mangiano. Non hai bisogno di imporre le mani sulla pagnotta. Puoi farlo, e è anche una cosa bella.
Ma quando tu vendi il pane in questo modo, non essendo schiavo del ruolo del fornaio, tu dai insieme al pane un amore che la gente assume mentre mangia il tuo pane. E la sua aura, i suoi chakra cambiano. La sua consapevolezza inizia a crescere. Non sa che c'è un fornaio illuminato sotto casa. E non lo deve neanche sapere. Non serve. Eppure attraverso di te inizierà a fluire una grande luce nelle rosette e nelle frustine e nelle pagnottine integrali e non, che tu continui a vendere come prima. La cosa che fai è la stessa di prima, ma la qualità è completamente diversa. Prima sarà una tua qualità diversa. Prima eri teso, dovevi lavorare per vivere. Così vive la gente, la gran parte della gente. Ora inizi a sentire una gioia che non ti abbandona e che è con te anche quando fai il pane. La qualità inizia a cambiare. Questa è una fase intermedia. Poi questo stato si stabilizza e inizi a canalizzare una forza che è infinitamente più grande anche della tua tranquillità e della tua pace, che è già meglio di prima, perché prima c'era la tua arrabbiatura e la tua tensione. Quindi passi da una cattiva volontà a una buona volontà, che è sempre la tua però. Ma dalla cattiva alla buona volontà subentra una terza fase, che io chiamo grazia, e che non servono parole di illuminazione, usate la parola che volete. In questa grazia tu canalizzi qualcosa che è più grande di te ed è attraverso di te arriva nelle rosette e attraverso le rosette arriva alle persone. Tu dirai, ma io volevo volare col tappeto volante e far figo. E io ti dirò che questo non è potere, questo è show, è ego. Ci aiuterà a capirlo meglio questo bellissimo film che è con la colonna sonora di Peter Gabriel, tra l'altro io sentii il suo concerto a Melbourne quando vivevo in Australia e mi piacque molto, anzi a Sydney, scusate, sentii il concerto che fece a Sydney nel, sono un po' vecchio, nel 90 mi sembra, 91, ed è L'ultima tentazione di Cristo il film, no? Sì, ed è L'ultima tentazione di Cristo, c'è una musica bellissima e vedremo queste tre tentazioni che secondo me il regista in maniera molto elegante simboleggia a suo modo. E vedremo che sono collegate a tutti i blocchi, simbolicamente, che non ci permettono di far fluire potere nella nostra semplice quotidianità. Ci siete? Se qualcuno ha delle domande, le ha scritte su un foglietto, forse Mila Repa vi ha introdotto a questo, potete lasciarle nella pausa qui sul tavolino. Se sono tanti io risponderò a qualcuna, un po' a quella che viene. Uscirò da questo cerchio. Non ne uscirò finché tu non parlerai con me. Niente segni, né sofferenze. Voglio sentirti parlare con parole umane. Dimmi la via da seguire. Io la seguirò. L'amore, o la scure, o qualsiasi altra via. Se preferisci invece che resti qui e muoia, lo farò, ma devi dirmelo. Sono dispiaciuta per te. Ti sentivi triste. Hai pianto. Per questo sono qui. Io non ti ho chiamato. Chi sei? La tua anima. La mia anima. Hai paura di rimanere da solo. Sei come Adamo. Mi chiamò
presi una delle sue costole e la trasformai in donna. Sei qui per ingannarmi. Ingannare te. Amare e aver cura di una donna, formare una famiglia. Questo lo chiami inganno. Perché cerchi di salvare il mondo dal peccato? Non ti bastano i tuoi. Che presunzione pensare di dover salvare il mondo. Non è il mondo che devi salvare. Salva te stesso. Trova l'amore. Io l'ho già l'amore. Guardami negli occhi. Guarda i miei seni. Li riconosci. Fa solo un cenno e ti ritroverai nel mio letto. Gesù. Dopo 10 giorni, la fame ebbe fine. Benvenuto, Gesù. Bravo. Hai resistito alle piccole tentazioni della carne e della famiglia. Noi due siamo superiori a queste cose. Chi sei tu? Non mi hai riconosciuto. Chi sei? Sono il tuo cuore. Il tuo cuore così avido. Finge di essere umile, ma in realtà vuole conquistare il mondo. Non ho mai desiderato i regni del mondo. Il regno del cielo mi basta. Sei bugiardo. A Nazareth facevi croci per i romani, ma il tuo cervello esplodeva per i tuoi sogni di potere, il potere su tutti. Dicevi che era Dio a farti soffrire, invece era il potere. Ora puoi avere quello che vuoi, qualunque regno tu voglia. Puoi averli tutti, anche Roma. Bugiardo! Vieni qui, ti strappo la lingua. Arcangelo, vattene. Allontanati, mi stai accecando. Sono io quello che aspettavi. Ricordi? Ricordi quando eri ancora bambino? Gridavi: mio Dio, fammi Dio. Dio, Dio, fammi Dio. Ero solo un ragazzo allora. Tu sei Dio. Il Battista lo sapeva. È arrivato il momento di ammetterlo. Tu sei il figlio, l'unico figlio di Dio. Unisciti a me, unisciti a me. Giudicheremo i vivi e i morti. Tu darai la vita, tu la riprenderai. Siederai sul trono e io sarò al tuo fianco. Immagina quanto saremmo potenti insieme. Satana! Ci ritroveremo. Non aver paura, sei tu il Messia. Il mio compito è finito. Ora posso anche morire. È il Signore che mi ha mandato fin qui. Egli vuole che ti alzi. Il suo giorno è arrivato. Rendi questa scure
e porta a tutti la sua parola. Allora, questo film è molto potente, avrete notato che si collega alle tre fiere di Dante. Non a caso Dante fa un collegamento col Vangelo che amava così tanto. Vi invito a vedere simbolicamente questo senza parlarne più di tanto e vi invito a risilzere l'ultima mezz'ora in cui anche vorrei riprendere gli esercizi e vi vorrei dare delle pratiche per casa. Questo bel ragazzo si chiama Prem e adesso vi faccio vedere una cosa. Prem mi prende per una mano, io ho gli occhi chiusi, guardatemi, e mi guida. Ok? La situazione di molte persone, non vi offendete e non si offenda chi vede i video, è esattamente questa. Ma la differenza è questa, che mentre lui mi guida, io faccio così, io credo nella Chiesa evangelica, io credo nel Buddha, io credo in Krishna. Ma il sottotitolo è, ma non mi fido di Prem. Perché Prem è Prem, e Dio, Buddha sta... dove sta? Ecco, questa, la tipica domanda è che quando noi parliamo di fede, ti si chiede sempre in fede in cosa? Vuol dire che si è fraintesa la fede. La fede non è in qualcosa, è uno stato dell'essere. Nella nuova coscienza, la fede in qualcosa lascerà spazio alla fede, non in qualcosa di specifico. Io non dovrò dire a Prem che credo nella Chiesa degli Esseni, avrò fiducia in lui e vado, perché il Dio degli Esseni, che è tutto, è anche in Prem. E io che ho fede nel Buddha, non dovrò dire a Prem che ho fede nel Buddha, perché il Buddha è nell'anima di Prem e io ho fede in Prem e nel Buddha in Prem. Devo fare tutta la lista o ho l'idea chiara? Con Zeus pure funziona. Quindi è importante capire che se io ho la Chiesa, ho una fede teorica, quella fede non è un potente strumento nel quotidiano, non ti rende più leggero e felice. Quando tu zompetti qua intorno e ti siedi, sei più leggero, ci fai caso? È importante quello. Fate attenzione a due cose. La prima, chi guida ha una grande responsabilità. Tutti dicono che la gente non si fida di noi, ma nessuno si rende conto che noi non emaniamo autorità o autorevolezza per farci fidare. La gente non si fida perché noi sembriamo poco affidabili. Non lo emaniamo, il che è un lato maschile squilibrato. Chi è guidato sta lavorando sul lato femminile. Non bisogna per forza avere un corpo femminile o maschile, sto parlando del maschile e femminile in ognuno di noi. Il maschile è l'autorità, è l'autorevolezza se volete, cioè il fatto che lui si fida di me. Ho un lato maschile forte, equilibrato. Il lato femminile equilibrato, sano, è quando io ho fiducia in lui, in lei. Non devo prima fargli l'analisi del sangue e sapere che cosa mangia. Ho fiducia. Se volete rendervi conto del livello di coscienza della società, guardate le pubblicità delle case assicurative. Tutte si basano su, puoi stare sicuro. La cosa è che io mi devo fidare di Prem prima di sapere se posso stare sicuro, altrimenti non è fiducia, è investimento personale. Una volta che ho controllato che Prem è un bravo ragazzo, mi fido di lui. Questa non è fiducia, la fiducia è un'altra cosa. Non la voglio fare troppo lunga. Quando io guido Prem, io lavoro sull'equilibrare il lato maschile in me. Lui deve essere degno di fiducia, deve sentirlo. Quando Prem mi guida, io lavoro sul lato femminile di me, mi arrendo, ho fede, occhi chiusi, ok, lo seguo. Questo è molto importante, è pratico, è semplice, ma un po' tende a farvi uscire da tutti i credo mentali che voi avete spesso collezionato e che non sono un modo felice con cui vivete il quotidiano e che quindi non è reale, semplicemente. Ecco perché non vi offendete quando dicevamo all'inizio dell'incontro il terzo tipo di uomo, di donna, sono molto rari, eppure quasi tutti hanno un credo, una fede. Ma l'uomo che veramente manifesta la fiducia e la sintonia con una forza più grande di lui e di lei è rarissimo, è un iniziato. Non è uno che ha fatto il battesimo in quella chiesa o in quel credo e quindi ha la fede. Non è meccanico, non me lo dà una cerimonia, non può darmelo. Se mi bagno la fronte con un certo tipo di acqua, non è che da quel giorno in poi ho fede. Fosse così facile. È questione di avere un grande coraggio. Santa Teresa d'Avila diceva che Dio è per i coraggiosi,
Ed è molto bello, era una vera donna di Dio, era un vero maestro, no? Per i coraggiosi, non per quelli che si fanno un segnetto sulla fronte a 6 anni e da lì in poi hanno tutta la vita fede, non è così. Quindi cercate di toccare con mano, siate degni di fiducia quando guidate e abbiate fede quando siete guidati, abbiate fiducia. Dite alla persona che vi guida e che vi accompagna che gli volete bene, diteglielo, perché è vero, ma non lo sapete ancora. Non dovete conoscerla per volergli bene, se li volete bene la conoscerete. Funziona così, ma non ci viene detto. Ripeto, lui mi prende e mi guida. Oh, e poi faccio, magari faccio anche finta che, va bene dai, mi fido, tira, vai. E poi mi spinge, poi mi tira. La gente vive così. Ed è un modo simpatico per vederlo, ma sarebbe molto più drammatico raccontare veramente come vive. Ma vedetelo con un sorriso e accorgetevene. Imparare crescendo, la cosa, imparare ridendo è la cosa più bella. Vedete e comprendete ciò che è oltre la barzelletta. Se lo vedete ridendo, potrete evitare tanta sofferenza e tanti drammi. Queste parole sono forse tra le più potenti che consentono di accedere a un potere più grande del nostro. Leggiamolo come le ha raccontate Luca, sono anche raccontate in vari modi nei vari Vangeli. Padre, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Gesù non parlava in italiano, non parlava una lingua moderna e parlava una lingua più adatta alle dimensioni mistiche. Vi colpirà sapere, non voglio farla troppo lunga, che nelle lingue antiche questa traduzione, diciamo così, non è propriamente esatta. Infatti in italiano questa frase, leggiamola un attimo, intende che o si compie la volontà di Dio o la mia. Okay. Quindi in un certo senso, se c'è la mia, non c'è quella di Dio. Okay. Però in italiano appare come se la volontà di Dio sia quasi contraria alla mia. Dobbiamo però capire l'accezione profonda del senso anche dei linguaggi antichi, per esempio l'aramaico o il sanscrito, dove invece si esprime in maniera diversa la dimensione mistica dell'essere. E in realtà, diciamo così, è come dire che l'assenza di luce è già buio e la presenza della luce non è contro il buio. Io ho già parlato di questo, quindi non voglio farla tanto lunga. Basti sapere che la luce non combatte il buio. Quindi in un'altra accezione, prendiamola così, la volontà più grande della mia non combatte la mia, non schiaccia la mia. Ok? Però ci aiuterà prima a vedere un'altra immagine. Ridete perché è fatta per farci capire, non la prendete troppo sul serio. Allora, questa è la volontà del bruco. Questa è la volontà del bruco. Ok, divento un bruco più figo. Ridete, guardate queste verità, perché trovo che sia il modo più semplice per trasmettere le verità mistiche difficili da trasmettere. Cioè il bruco non vorrebbe morire, vorrebbe svolazzare più figo degli altri bruchi. Ok? Il bruco direbbe, senti, devo volare, ma perché devo morire? Mi metto le ali e volo. Così facciamo la tua volontà e la mia. Ok? Capite bene che dietro a questo disegno, che non è reale, c'è l'ego del bruco che non si è fatto da parte. Vedete il bruco come sta bello impettito, un bruco culturista, vedete, però bello forte. Cioè, permettetemi di dirlo così, è un bruco che non si arrende. È un bruco che vuole solo qualcosa in più, non qualcosa in meno. Vuole qualcosa in più, le ali, senza rinunciare a se stesso. Lo vedete? Bene, a che cosa dobbiamo rinunciare noi per attingere a un potere più grande? Esattamente, all'ego e ai ruoli che l'ego gioca. Ma non dobbiamo ucciderlo, come Dante non uccide le fiere. Cerca di intuire quello che a parole non ti si può spiegare. Nella misura in cui tu intuisci queste cose, senza che tu voglia fare chissà che, ci sarà in te molto più potere, più energia, più intuizione, più capacità di aiutare gli altri e di offrire un servizio, ma non sarà roba tua, quindi rimarrai umile, perché non è il bruco con le ali, ah, vedi come volo, capito?
torniamo all'immagine di prima. La volontà del bruco non è quella di svanire. Eppure tutti sappiamo che in natura, e la natura ci insegna con un linguaggio meravigliosamente profondo se sappiamo leggerlo, il bruco deve rinunciare a se stesso per far nascere una farfalla. Eppure la farfalla non uccide il bruco. Non c'è la farfalla che lotta contro il bruco. Maledetto, hai vissuto abbastanza, ora tocca a me. Stai seguendo? Interiormente la cosa è molto simile. Deve cadere un lato di noi, ma non per forza deve sparire agli occhi degli altri. Io posso continuare a fare il fornaio. Esteriormente sono il bruco di prima. Ma interiormente c'è una farfalla, c'è un'energia che è accaduta grazie al fatto che ho rinunciato a essere il bruco. Se puoi capire, ma posso continuare a fare il bruco. Nell'immagine successiva, qui c'è un bruco che è ancora bruco, ma è un super bruco. È un bruco illuminato. Quando dico queste cose alle conferenze, la gente si scandalizza. Gli illuminati non esistono. Esiste solo l'illuminazione. Questo è un bruco illuminato. Il bruco illuminato non esiste perché si deve togliere di mezzo. Penso che forse il maestro più grande nello spiegare queste cose è Nisargadatta. Nisargadatta racconta che non esiste nessun illuminato, non è mai esistito. Esiste solo l'illuminazione. E quando noi vediamo un illuminato è perché vediamo il bruco esteriormente, una persona che fa ancora un ruolo, ma non è più quel ruolo, non è più una persona illuminata. O c'è illuminazione o c'è la illuminazione o la persona, o c'è il bruco o c'è la farfalla. Quindi quando c'è illuminazione la persona non c'è più. Ecco perché non c'è una persona illuminata, non è mai esistita. È un'illusione. E quando quello ti dice su YouTube, io sono illuminato più di quell'altro, state attenti, forse né uno né l'altro ha capito, si stanno a fare la battaglia dei poveri. Esiste l'illuminazione, non l'illuminato. Se c'è l'illuminato, vuol dire che non si è tolto di mezzo. Se voi volete chiamare illuminato come quello che si è tolto di mezzo, chiamatelo, ma state attenti, dovete intuire la verità che c'è dietro. Quindi quando noi vediamo un Cristo, un Buddha, un Ramana Maharshi, un Nisargadatta, vediamo l'illuminazione, non vediamo l'illuminato, anche se ci sembra di vederlo. Così, questa, se potete riceverla, e nella misura in cui siete pronti, è l'iniziazione a un potere superiore a voi. Ma dovete intuirlo in modo che io non so spiegarvelo. È già tanto intuirlo per me stesso, eppure vorrei porlo al servizio anche vostro, ma non posso imporlo. Ma solo porlo. Non trovo modo migliore di spiegarlo con la semplice immagine del bruco e della farfalla, quindi assorbitela più in profondità delle parole. L'altra volta mi è arrivata un'immagine su WhatsApp e me l'hanno girata gli amici e c'era un bruco e una farfalla e c'era la solita frasetta New Age, iniziava: se ti vuoi trasformare, domanda, il bruco si vuole trasformare? No, non hai capito. È sbagliata la frase. Allora, X. Se vuoi andare... Ancora. Qual è il problema del vuoi? È che più vuoi e più il bruco sta in mezzo. Ma lo trai intuire. Ecco perché esiste una volontà buona. Sia fatta la tua volontà, non la mia. È la chiave più potente alchemica mai pronunciata sulla Terra. Ma dobbiamo arrivare al punto in cui ognuno a proprio modo la riceve questa frase. Non nega la tua, ma sei tu che dovrai andare oltre te stesso. Allora diventi un tramite di qualcosa che è immensamente più grande di te. Anche se fai il bruco e continui a esserlo per anni, non lo sei più, già da tempo. Allora subentra nella tua vita una pace incredibilmente bella. Tu pensi, ti faccio una domanda, pensi che gli altri bruchi vedono che un bruco si trasforma in una farfalla o vedono solo che un bruco è finito?
mondo di Quark non te le dirà ste cose. Mentre su Skype vedi i bruchi come si accoppiano, ste cose non ce le porrà come domande, perché non siamo pronti, non lo vedrebbe nessuno quel programma. E invece serve quello che vive coi bruchi e c'ha coraggio del bruco, fa piacere. Noi abbiamo bisogno di questa trasmissione un po' immondizia. Non è un'offesa, è reale. Ma occorre quello che vive da 7 anni coi bruchi e mangia come il bruco, mi fa piacere, ma non è questa l'alchimia. Il bruco, quando un altro bruco diventa una farfalla, secondo voi vede, oh, sei diventata una farfalla splendida, o vede solo, no, sei morto, non c'è più il bruco che mi piaceva? Una farfalla vede un'altra farfalla, un bruco non vede una farfalla, non ha occhi per vedere, no? Non sto parlando solo della nostra morte fisica, sto parlando anche di quando iniziamo a ospitare l'illuminazione. Gli altri non possono vederlo se non lo ospitano anche loro. Ci si aspetta che voliamo via dalla finestra e che facciamo grandi cose. Stiamo facendo grandi cose, ma non davanti a Cesare, ovvero esotericamente, non davanti l'ego. Quindi la gente che vive ancora nell'ego non se ne potrà accorgere, altrimenti non avrebbero crocifisso Gesù, avrebbero detto, oh, questo è un grande maestro. No. Ci sei? Non devi capire tutto, perché non puoi capire quello che vogliamo dire. Ti si vuole solo offrire delle immagini intuitive. Allora, una volontà più grande della mia viene fatta non quando io voglio che si compia, sarebbe la mia? Se io leggo queste parole, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Di chi è la volontà che non vuole che si faccia la mia, ma la tua? Ok, com'è il meteo domani? Che figo, questa la so! Ponetevi domande profonde, non siate schiavi del meteo di Facebook, sarete dei broccoli. Torniamo a questa frase. Quando ero ragazzo mi colpì che al catechismo non ce la facevano notare questa cosa, no? Adesso lasciamo perdere il catechismo che era un po' particolare da ragazzo. Comunque, padre, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Non c'è solo la volontà che io nego, io ho la volontà che si faccia la tua volontà, non la mia. Ma chi lo dice? Quale volontà? Io. Quando io dico non sia fatta la tua volontà, io ho due volontà. Una buona. Ho quella che non voglio si faccia e ho quella che vuole che non si faccia. Non è una supercazzola, eh? Cioè, quando io dico sia fatta la tua volontà, non la mia, la mia volontà è che si faccia la tua, non la mia. Quindi ci sono due volontà mie, quella che non voglio si faccia e quella che vuole sia fatta la tua. Oh, ci sei? A scuola la matematica la studi per poi ragionare su queste cose, per aprire la mente, non per ricordarti per forza gli integrali o i derivati. Se non sei acuto non puoi intuire le verità elevate. Lo ripeto, sia fatta la tua volontà, non la mia. Quando io lo dico, voglio che si faccia la tua volontà, non la mia, quindi io ho due volontà diverse, una delle radici, una del bruco, che è quella che non voglio si faccia la tua, ma c'è anche la volontà farfalla, che è quella che vuole si faccia la tua. Quindi in questa frase, se non la vediamo attentamente, e a me sembrava che il catechista non ce la faceva notare una cosa, qui non c'è solo sia fatta la tua volontà, ma io voglio che si faccia la tua. Però non voglio che si faccia la mia mentre voglio che si faccia la tua, quindi lo vedi quello che intendo dire? Va bene, non fa niente, forse sì, forse no, non voglio neanche accanirmi, ok? Allora permettetemi di dirla così e non scappate tutti. Vi voglio far notare che questa frase nasconde in sé una grandezza che di solito non notiamo quando la ripetiamo a memoria. Io voglio che non si faccia la mia volontà. Se io dico solo questa cosa, che cosa voglio io? Io voglio che non si faccia la mia volontà. No, allora, a parole non potete spiegarlo, quindi non ci cadete. È un koan. È bellissimo. Lasciamo perdere la frase sia fatta la tua volontà e fermatevi solo su questa frasetta. Non sia fatta la mia volontà. Ti responsabilizza. È un arresto.
Benissimo, cercate di vederlo però, perché non si tratta solo di non sia fatta la mia volontà, ma io voglio che non si faccia la mia volontà. Sono presenti due volontà. Lo vedete? Non c'è una sola volontà, ce ne sono due. Quella che non voglio si compia e quella che vuole che non si compia. Ok, la smetto, giuro. Ok. Non insisto più, non insisto più. Allora, non voglio che voi diciate la cosa. È chiarissimo, quello che non è chiaro è che cosa vuol dire. Cioè, benissimo. Allora, filologicamente, secondo me è lo stesso. Allora, vorrei dire che quello che vuol dire non vuol dire un concetto mentale, ma uno stato interiore. E quindi è giusto che voi mentalmente non lo cogliate. Se voi mentalmente lo capite, è un concetto. Questo non è un concetto, questo è uno stato. Quando voi dite amore, pensate che siete in amore? Quando vi dite ho capito che devo avere amore nella vita, tra dirlo, capirlo e attuarlo, cioè di mezzo il mare, direbbe il mistico. Così non cercate di capirlo, accorgetevi solo che c'è dietro a questa frase qualcosa che di solito ci è sfuggito. Che sono sempre io a volerlo. Come ti chiami? Paola. Ma se io ti chiedo io chi, tu che dici? No, se fai così Paola, mi sa che non hai capito. Allora Paola, cara Paola, io non voglio dire no, vi voglio dire di riflettere di più, ok? Di entrare più dentro. Queste sono delle frasi potentissime che purtroppo l'abbiamo sempre sentite dire, ma non ci sono mai state trasmesse a livello iniziatico. Ne vorrei parlare in un altro incontro perché vi sto facendo fare troppo tardi, non voglio insistere troppo. Fermatevi davanti al fatto che c'è qualcosa che non si capisce esattamente. Prego. Io penso che la cosa più importante rispetto a questa frase è contestualizzarla nel momento in cui Gesù l'ha detta, perché sì. Dice questa frase nel Getsemani quando sì. È preceduta questa frase dalla sua consapevolezza di allontanare da sé il calice. Sì, magnifico. Nella misura in cui dice questo si rende conto del fatto che la volontà di allontanare il calice non è la volontà del Padre, cioè la volontà, il volere del non volere, si rende conto, è consapevole che in quel momento sta chiedendo, cioè il gruppo, giustissimo, sta chiedendo che può rimanere il gruppo. Benissimo. E Gesù in realtà manifesta il suo essere uomo, ma al tempo stesso Dio. E quindi è il Getsemani, è il momento in cui lui suda sangue che testimonia la massima espressione della consapevolezza dell'essere Dio. Giustissimo. E quello che dici è azzeccatissimo. Voglio farvi notare che contestualizzare il Getsemani vuol dire però notare anche un'altra cosa, come noi stessi allontaniamo il calice. Quindi, da quello che dice Gianluca, da quello che dice il nostro super medico Gianluca, che è vero, generalizziamolo come si dice in matematica e accorgiamoci che ogni parola di un grande maestro non riguarda sempre solo lui personalmente, ma riguarda sempre anche noi. Quindi contestualizzarlo è vero e poi generalizziamolo. C'è un Gesù che non vorrebbe morire, proprio Gesù, non il Christos, ok? Che non vorrebbe morire, vorrebbe allontanare questo calice, no? Ora questo vuol dire che anche noi, diciamo, estensioni dello stesso tralcio del vite, della vite, ok? Mi sa che non mi seguite più. Ma questo vuol dire che c'è il calice che anche noi vorremmo fosse allontanato, sì. Quindi Gianluca ci ha aiutato a fare un salto che avrei voluto fare tra un po', ma è giusto, è intuitivamente anche giusto. Quindi se Gesù ci sta dicendo allontana da me questo calice e poi dice no, sia fatta la tua volontà, non la mia, su un altro piano, su un'ottava più alta, siamo anche noi che teniamo un calice lontano da una volontà più grande della nostra e rimaniamo solo alla volontà del bruco, che fa tutti i corsi di meditazione con me, dei reghi, eccetera, ma rimane bruco, perché non vuole mollare. Non vuole arrendersi. Quindi quel calice, sia allontana da me questo calice se è possibile, anche noi lo teniamo fuori. Io non posso spiegarlo e non penso si possa spiegare. Penso che una cosa che posso fare piccola è metterci davanti insieme a questa frase e vedere che dentro c'è una cosa immensamente più grande di quello che abbiamo pensato. Scusate se non vi permetto ogni volta di parlare, so che avete anche delle cose interessanti da dire, ma mi interessa e ci interessa di più che questo vi lavori dentro e che non dite ho capito, perché qua non c'è un indovinello, non è che l'avete indovinato, c'è un lavoro interiore che queste parole fanno.
quando io aumento il mio potere personale, c'è ancora il bruco, c'è un brucone della Madonna. Ok, ha fatto tutti i corsi, canalizza energie, ma non si è ancora reso una volontà più grande di lui. Quindi, in una parola, per quanto abbia più energia di altri, è sempre poco rispetto all'energia dell'universo. Per chiudere, scusate se vi sto forse un po' torturando, vorrei dirvi che stiamo accennando questo discorso della resa su un piano più alto, e che le persone che arrivano anche in parte a questa resa sono molto rare, ma sono gli iniziati autentici. Sono quelli, ripeto, vestiti da iniziati o col diploma da iniziato. Sono quelli che arrivano a superare la loro volontà di bruco, che vorrebbe essere un bruco figo, come abbiamo visto nell'altra immagine. Super bruco che vola. Nei film abbiamo visto Superman, Batman, e cose bellissime, cioè una super persona. Ma la persona non è caduta via, si è solo imbellettata, è diventata più figa, più super. Quindi è ancora del tipo forte e non debole, ma è ancora una persona. Ecco perché tutte queste forme di potere non sono poteri. È una grande illusione che l'iniziato deve vedere, benedirla e andare oltre. Quando è mio, non è potere. Quando io ho questo potere, è una stupidaggine. Decido io come usarlo. Decido io. Invece delle capacità più grandi di te ti sono date quando servono. Se voi leggete la storia dei santi, anche i cristiani, quando tra virgolette compiono miracoli, non dicono mai il mio potere personale, dicono sempre Dio attraverso me. Quasi a volte non lo sanno. Non lo mettono su YouTube. Capito? Non lo scrivono su Facebook, oggi ho fatto 6 miracoli, sono proprio figo. Ma la cosa incredibile è che non sono neanche umili come intendi tu, che sarebbe la maschera dell'umile. Non sanno proprio che si sono compiuti attraverso di loro. Tu direi, ma sono inconsapevoli? No, sono andati oltre il bruco. Non sono fissati con se stessi in quanto bruco. E ora la smetto e vi dico solo un'ultima cosa. Quando questo inizia a cadere nella tua vita, c'è una forza straordinaria. Io non voglio parlare di cose teoriche, parlo anche di malattie gravi, di persone che muoiono, della propria morte, ma ormai non è nulla più un dramma, perché tutto accade come è voluto, lì dove si può quel che si vuole, direbbe Dante. Non c'è niente di drammatico, tutto accade come la vita vuole. Non sta a me prolungare la mia vita, come recita la decima tavola Zen, ma vorrei lasciar perdere. Il mio potere più grande è affidarmi a un potere immensamente più grande di me, che farà lui per me. Allora tutto accade come è bene che accada, e come direbbe l'ultimo samurai, ogni fiore è perfetto. Ma se pensate che sia teorico, vi dico che non è così. E quando anche Fabio Romano, il mio grande maestro, è morto di un tumore terribile, un uomo giovane di 40 anni con un figlio appena nato, è più drammatico di un signore anziano, ha trasformato la sua morte in un campo di addestramento per la mia anima, tenendomi vicino ogni giorno e facendomi vedere come la morte mi accompagnasse, ma come in realtà lui non fosse quel corpo che moriva. Quando oggi mi trovo di fronte a cose gravi, mia mamma, un parente, una persona a cui voglio bene, me stesso, non ci posso più credere. E c'è una grande pace, e non c'è un vorrei vivere 100 anni di più. È la volontà del bruco quella. E c'è una grande pace che è uno stato che proviene dal fatto sia fatta una volontà più grande di quello che è comodo a me, o che mi fa sembrare figo agli altri, che mi fa imporre le mani e curare gli altri, va bene, ma lo potrei usare come hai visto quanto sono figo e potente, io posso quello che gli altri non possono. Nelle tre tentazioni di Gesù abbiamo visto, tutto questo è profondamente potente, ma dovrete vederlo, per voi non funzionerà. Una pratica da portarvi nel quotidiano è quella del braccialino. Ogni volta che io vedo, aggiungo una cosa, ogni volta che io vedo un ruolo, vado nel braccialino qualche secondo, braccialino, collanina, eccetera, provateci, vi accorgete che sarete in una pace che non vi si può spiegare, è una pace che non è di questo mondo, ma in questo mondo la sperimentate, non è la vostra pace, non la fate vedere agli altri, non scrivete su WhatsApp, è semplicemente la fiducia che qualcosa di più grande di voi fa per voi, non sta a voi decidere come vanno le cose. Come sarebbe meglio? Sarebbe meglio se mio zio fosse in vita altri 10 anni. E che ne sai tu? Magari lui è arrivato al momento migliore per andare, è questo. La tua volontà è anche questa. Io voglio che mio zio viva 12 anni in più. Perché? Io voglio che mia moglie non muoia. È umano e lo rispetterò. Conosco il dramma di perdere una moglie. Ho conosciuto persone che hanno vissuto questo dramma, anche mogli giovani, uomini giovani.
Eppure, la fiducia non è se ho fiducia mia moglie non muore, ma la fiducia è la vita sa, non sta a me. Potrebbe essere il momento più giusto per lei. Magari qui ha finito, io l'ho aiutata anche a finire, ci siamo amati 10 anni. Non è per forza di rimanere qui ancora 36 anni a fianco a me. Magari anche grazie al fatto che mi ha amato, parlo per qualcuno che sto essere qua presente, ha vissuto questo da poco, con amore, senza fare nomi, so che ci siete, quindi potete capire cosa voglio dire. Grazie al fatto che quella donna ti ha amato tanti anni, 8, 10, di qualità, tu l'hai aiutata a crescere al punto che ora deve andare. Non tutti i bruchi diventano farfalle insieme. Alcuni diventano prima, hanno realizzato il motivo per cui erano qui e devono andare. La vita non ce l'ha con te perché tua moglie è morta. Se tu chiedi dov'è Dio perché mia moglie è morta, il Dio che pensavi non è mai esistito, non esisteva neanche prima. Invece è ora che ti apri a quello che veramente è tutte le cose, anche la morte di tua moglie. Facile dirlo? No, no, non è facile dirlo. E realizzarlo è difficile anche. Ma è bene che ti venga detto. La mano che fa fiorire i fiori nella primavera meravigliosa che stiamo vivendo e volare i primi calabroni è la stessa mano che ha portato via tua moglie. Non è quello cattivo e la primavera buona. È tutto amore, ma non è l'amore sentimentale che ti vuole far tenere vicino tua moglie. Lo so che quello che dico non puoi capirlo, ma sappi che è reale. E che quello che sto dicendo non è per consolarti, ma è per aiutarti a vedere un livello più alto di realtà. Ogni cosa è nelle mani di Dio. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? Dice il Salmo. Allora, noi come l'abbiamo tradotto? Dio è con noi, ammazziamoli tutti gli infedeli. Quegli altri come hanno tradotto? No, Dio è con noi, ammazziamoli tutti gli infedeli. Se Dio è con noi, siamo i più forti. Qual è la chiave esoterica di questo Salmo? È che se Dio è con te, già che Dio è tutto, nulla è contro di te. Guarda che se sei un volume in una giacca, sta cosa non la intuisci. Lo ripeto. Chiudo con questo salmo. Se Dio è con me, chi sarà contro di me? Ah sì, più prego Dio, più ho potere e vincerò tutto. Ma se Dio è tutto e Dio è con te, cosa sarà contro di te? Non è che Dio è con te, mo fai un culo così a tutti. Non hai capito, e questo non aver capito, lo leggiamo nei libri di storia, dove delle persone, pensando che Dio era con loro, erano contro altri. Era un fraintendimento, ma tu forse puoi intuirlo su un livello di pace che io non ti posso trasmettere con sto microfono, faccio ride polli. Se Dio è con me, niente è contro di me. La morte di mia moglie è con me, non è contro di me. Mia mamma che sta male, non è contro di me. Ma Dio è con me e io resisto. Quello è il bruco, capito? Se Dio è con te, se tu sei in sintonia con un'armonia più alta, niente accade contro di te, niente. Anche quello che agli altri sembra cattivo e brutto. Va veramente tutto bene così com'è. Ciò che accade non è uno strumento affinché accada qualcos'altro. Allora viene uno stato di pace che accetta le cose profondamente. E in quell'accettazione, cari amici, c'è una rivelazione di Dio che io non posso raccontare e darvi. Se Dio è con me, cosa potrà essere contro di me se ogni cosa è Dio? La morte di mia moglie è con me, è in Dio, è voluta più in alto. E non sta a me capire perché è dovuta morire a 29 anni. Io l'accetto e la amo, ma non sono arrabbiato con la vita. Non sta a me capire, sta a me arrendermi. E se io non voglio che mia moglie muoia a 29 anni, chi è seduto qua, non faccio nomi, sappiate che vi voglio bene e parlo per te apposta. Io non dovrò capirlo, dovrò solo arrendermi. Dio lo puoi trovare solo in quella resa, allora capirai che la stessa morte di tua moglie a 29 anni, un dramma, e io non dirò di no, può portarti la realizzazione di Dio. Pensa quanto è benedetta la morte di tua moglie. Se la usi, sei un alchimista. E la morte di tua moglie è la cosa più drammatica di tutta la tua vita, perché io lo so che è così, non me lo devi neanche spiegare. Ti porterà a realizzare Dio, la cosa più grande della tua vita. Pensa a tua moglie quanto sarebbe felice di sapere che la sua morte, un dramma, ti ha portato a realizzare un livello più alto di illuminazione spirituale.
invece tu te la tieni dentro e tutta la vita vivi distrutto. Non posso dirlo con parole migliori, ma veramente quando arrivi a una comprensione più alta, ogni cosa, anche la morte di una giovane moglie amata con tutto il cuore, non è contro di te, è parte di un'intelligenza più alta, non sta a te capire, arrenditi. Non sta a te conoscere il nome di ogni foglia. Mia moglie doveva morire a 82 anni, perché? Chi te l'ha detto? C'era scritto quando l'hai incontrata? Lo so che ci sei, e forse stai pure piangendo, ma lo devi capire. Non c'era scritta quando l'hai incontrata che sarebbe dovuta morire a 82 anni. È morta a 29. E per quanto possa sembrare cattivo, arrenditi, e questa morte, cosa terribile, ti farà realizzare Dio. Allora la morte di tua moglie sarà una benedizione, ma devi capire cosa voglio dire. Andrà tutto bene. Se Dio è con me, cosa potrà essere contro di me? Vi ringrazio della vostra attenzione. Arrivederci alla prossima volta. Grazie tanto.